E bentornati con la compagnia. Prendete la musica a tutto volume, scusate. Bentornati con la compagnia del Fringuello nel tempio del male elementale. Non dovevamo esserci stasera e invece ci siamo, perché sì. Perché allora la questione è che doveva mancare Berenice. Poi Berenice c'è, però tipo Berkars arriva alle 10. E poi abbiamo detto vaffanculo, si gioca uguale. Si può dire vaffanculo su Twitch? Io vado via prima perché devo andare a lavorare. Vabbè, ma che ti devi andare a lavorare si sa, ma comunque fino alle 11:40. Sì, sì. Cosa vuol dire manca un pezzo? Manca Berkars. Ah, manca Berkars. Eh sì, lo stavo per appunto dicendo. Ma manca un pezzo in realtà anche abbastanza grosso. E... ma che al momento è sommerso da un pezzo ancora più grosso. Perché cosa... ma dov'è Berkars che non ce l'ha voluto spiegare? Ha mantenuto un'aura di mistero. Boh, mistero della fede. Se no lo cazziavo, quindi non l'ha detto per quello. Quindi famo mistero famo della fede. Quindi infamiamo Berkars che tanto non lo sa. Detto questo, visto che alle 11:40 visto che alle 11:40 giusto? Se ne deve andare Bor, ho detto bene? Bor. Sì, te lo dico io sì. Ma perché quel coso prende e sparisce? Cioè, io faccio esplodere. Non commento. Cioè, effettivamente Gurir non si... perché infamo Gurir? Non se lo merita Gurir di essere infamato. Finalmente! Oh, effettivamente, cioè... cazzo! Comunque, quindi, Bor è andato via. Vaffanculo. Cosa stavo dicendo? Non me lo ricordo già più. Fantastico. Spiegando la situazione di stasera. Ah, la situazione di stasera, per l'appunto, c'è Borch alle 11:40, se ne dovrebbe andare al lavoro, non lo sapremo mai, per me rimarranno le 11:40, visto che lui non risponde. E Berkars arriverà alle 10, insomma, siamo un po' a numeri ridotti, ma ci siamo, che è più di quanto doveva essere. Cosa è successo l'ultima volta? Andiamo a iniziare senza perdere ulteriormente tempo dietro alle mie cavolate. L'ultima volta il nostro gruppo, dopo aver riposato, sento una voce esterna. What? Me la sono sognata. Vabbè. Il nostro gruppo, dopo essersi riposato, è tornato al terzo livello del tempio. Hanno deciso di fare un po' di esplorazione e hanno trovato una stanza piena di tanti animali carini e due prigionieri che due prigionieri non erano. Ma hanno risolto lo scontro in maniera abbastanza facile, anche e soprattutto grazie a un incantesimo di Alvin. Successivamente, continuando ad esplorare, hanno trovato un'altra stanza bizzarra, dove per entrarci sono dovuti scendere da 3 metri, scusate, da 4,5 metri di corridoio fino a un pavimento di bronzo. Poi hanno trovato un enorme salone... tutto di bronzo, ancora più fondo, e sento Bor che parla in sottofondo. Vabbè. Sì. Cosa sta succedendo? Ah. Comunque, c'era questo salone di bronzo, ancora più profondo, con una strana scala da tirare giù. Dalle arcate nord e sud di questo salone sono spuntati fuori due Amberul, che è seguito uno scontro. Scontro che è terminato con Berenice messa tutto sommato bene, Gurir messo tutto sommato bene, Alvin messo tutto sommato bene, che sono questi tre nel corridoio, diciamo il corridoio B, chiamiamolo, che è un corridoio 4,5 metri più in basso rispetto al normale corridoio. Alanna in tutto questo è nella sala di bronzo, ma non è verso il pavimento, è verso il soffitto, perché è presa a levitare ed è andata verso l'alto e tocca quasi il soffitto. Lontano dalla presa degli Amberulk. Bor e Berkars invece sono sul pavimento del salone e non stanno benissimo, a essere onesti, insieme a due cadaveri di Amberulk. Uno di questi era appeso alla scala retraibile quando è stato ucciso, è cascato giù, rilasciando la scala che è tornata al suo posto, peraltro. È cascato giù e Bor lo ha schivato. Berkars se l'è preso in pieno. Quindi attualmente Berkars è sotto l'Amberulk cascato. Vi ridescrivo brevemente
la stanza, la camera in cui sono loro, il corridoio, cioè meglio, il corridoio ve lo evito, è un corridoio di bronzo, semplicemente si fa veloce. Quello che invece vi descrivo è la stanza. La stanza è una camera ottagonale, i lati e il pavimento sono ancora una volta rivestiti di bronzo lucido anche qui. Le sporgenze di 15 cm lungo il bordo proseguono intorno alla stanza stessa, all'altezza del corridoio di bronzo in cui sono Alvin, Berenice e Gurir. Il pavimento è 4,5 metri ancora più sotto. Il soffitto è stato tagliato di netto dalla roccia circostante. È 4,5 metri dal soffitto del corridoio e al centro del soffitto ci sono 8 fori, ognuno di circa 5 cm di diametro, posizionati in modo da formare un cerchio nel centro della camera. Due portali arcuati vicino al pavimento sono visibili nelle pareti nord e sud. Ognuno di questi è largo 1,5 metri e alto 3. I portuali arcati non c'hanno la porta oppure sono aperti? No, non c'hanno la porta, sono aperti. Ok, questo è quanto. E marinai? Qualcuno mi dice se c'è Bor? Sì, che ci sono, certo. Sto parlando. Ok, no, è inutile che fai sì che ci sono, sto parlando, sei stato per... Vabbè, lasciamo. Comunque... Berkartz è scomparso sotto il cadavere dell'Amberulk. Questa cosa la sa l'Anna, perché sta volando sopra tutti, la sa Bor, perché ha visto l'Amberulk cadere, ma non la sanno Gurir, Alvin e Berenice, perché sono nel corridoio. Ok? Vi ricordo, se vedete la mappa, che la zona rossa è a 4,5 metri più in basso rispetto alla zona con le mattonelle. Ok? E la zona gialla è ancora 4,5 metri più in basso. È a gradoni, in sostanza. È a gradoni, esatto. In più che c'è una scala, più o meno dove è l'Anna, che sì, può essere tirata giù in modo da fare da punto di collegamento. Questo è quanto. Aspetta, quanto c'è ancora di levitazione? Mi pare durava 10 minuti. Mi ricordo quanto dura. Mi pare 10 minuti. Non me lo ricordo manco io, perché non ce l'ho come incantesimo, quindi non ce l'ho selezionato. Ci vuoi guardare? Bravo. Dammi un attimo. Sono piuttosto sicura fosse 10 minuti, ma di nuovo... Non lo so. Se mi dai 5 secondi però... il tempo di trovare. Uh-huh. Ok. Qua. Ok, il tempo che trovi ti faccio una domanda. Dimmi. Qual è la situazione di Berkartz? Vedi che non c'eri. No, la situazione di Berkartz ho capito che è sotto il coso. Non lo vedi da dove sei. Comunque sei 10 minuti, Alanna. Ok. No, la questione è... Vabbè, da dove sono non lo vedo perché c'è l'Amberulk. Ok, va bene. Come ci muoviamo? Chi vuoi che si muove prima? Perché se... Dimmi voi, ognuno di voi dica cosa fa. E poi vi ordino io. Io ai miei compagni che c'ho davanti, quindi in questo momento c'ho davanti Berenice e Guri, faccio... Ma credete che c'è qualcun altro in fondo? E mentre lo faccio tirerei un percezione quando mi dici di tirarlo. Tiralo, vai. Non ne ho la minima idea. In fondo dove pensi? Ci stanno quelle due porte, io di là non riesco a vederci. Appizzate le orecchie con me, vediamo se tante volte... Sì, hai ragione. Io guarda, gli faccio un cenno del capo d'assenso e mi avvicino al bordo anche per vedere e sentire meglio. Mm-hmm. Tirami pure un percezione, anche voi se volete. Ok. Ok, tanti risultati poi ve li dico dopo. E Alana, te cosa fai? Stai levitando? Bel tiro. Sto levitando, sì. Scendere, io mi tiro giù la grappa. Yes. Bor, dimmi. Ma Berkartz andrebbe raccattato, secondo te? Perché dove è finito? È finito sotto quel coso. Oh cazzo. Faccio il giro,
vado da Berkar e vedo in che condizioni è. Cioè, esce una parte del suo corpo da sotto il coso e provi Vedi che c'è una zampa squamata che esce da sotto. Afferro la zampa e inizio a tirare. Ok, te quindi mi fai una prova di forza atletica. Forza atletica, ok. Nel frattempo, Alanna, quindi te non fai nulla a parte... A sto punto tiro giù la grata se vogliono scendere, ragazzi. Ok, devi scendere anche te con la grata, ti ricordo. Sì. E fissala magari. Beh, se scende gli faccio... Legala alla corda. Morto. Legala alla corda. Ma Gurir, te la vuoi legare alla corda che sta legando anche il passaggio per sopra? Beh, 45 metri. È 45 metri. La serve? Boh, per tenerla ferma. Se sento il discorso faccio... Scusate, ma adesso abbiamo una bestia là. Intanto leghiamola alla zampa e poi quando dobbiamo usarla la useremo. Oh, vedi, questa è un'idea migliore. Scendo e faccio questa cosa. Beh, effettivamente. Okay. Ok, la leghi tipo alla zampa posteriore dell'Ambrulk. Mi fai un tiro di rapidità? Ti faccio un tiro di rapidità di mano, poi mi giudicherà sì. Gurir. Esatto. Nel frattempo i nostri ascoltatori dal corridoio non sentono nulla. Alanna fa un bel nodo, Borr inizia a tirare fuori Berkars e con molta fatica riesce a estrarlo. Berkars sembra completamente privo di sensi. Bel nodo. Bene. Ovviamente il più pesante doveva perdere i sensi. Berkars. Non ti risponde. Due sberle? Non ti risponde. Oh, io intanto ti faccio una prova di medicina per sapere che c'ha. Ok. Ti va bene? Presumo tu sia tornato a terra. Cioè, per sapere se è vivo, sì. Sono dovuta scendere per mettere giù la grata. Sì. È vivo, è solo svenuto. Ah, ok. È svenuto. Sta bene per il resto. Un riposo breve e 30 minuti di tempo dovrebbero bastargli per riprendere i sensi. Dobbiamo aspettare, credo. Poi non so se vuoi anche l'opinione di Berenice, che magari sa un po' di più di me. Quindi lo facciamo riposare. Vabbè, lo appoggio in un angolo nel frattempo che scendono gli altri, do un'occhiata da questo lato tenendomi in guardia per vedere se arriva qualche altro pericolo prima che loro scendano, in caso li avverto. Ok, nel frattempo voi al piano di sopra cosa fate? Io mi appoggio, mi affaccio e guardo il piano di sotto e l'ultima cosa che gli viene in mente è di scendere. Okay. E guardando le due porte a destra e a sinistra mi giro verso i miei compagni e farei: mentre aspettiamo che il bambolotto lì si faccia la pennichella risolutiva, che dite di iniziare a controllare queste due porte aperte? Beh, è un'idea. Io lo sento. No, te in realtà stai già entrando, Borr. Ah, ecco, appunto. Ma tu stai mentre... sotto. Sì, ma le porte sono sotto. Ah, io ho capito, le porte stanno sopra, no? Stanno allora sopra. Non sono, no, stanno sotto e non sono proprio delle porte, sono degli archi. Sono dei portali fatti ad arco. Quindi stanno nell'ultimo piano. Sotto. Sì, è da lì che tutto sono usciti gli Amberulk. Ok, no, perché io pensavo alla parte rossa che fosse... No. Ok. Purtroppo questo livello è strutturato in verticale ed è un po' difficile da... Vabbè. Sì. Allora, il discorso che ho fatto dello scendere, no. E quindi anche là scenderò pure io. Ok, mentre te scendi e mentre scendono anche gli altri se vogliono, Borr va a nord, attraversa l'arcata a nord e si ritrova in un cubicolo molto piccino, di soli 3 metri. Cubicolo. Ah, ok. Il pavimento è cosparso di ossa, stoffe strappate, pezzi di cuoio, armi rotte, frammenti di corda e altri oggetti completamente distrutti. La stanza è sporca e puzza di cadavere e di marcio. Sparse in mezzo alla confusione, vedi brillare alcune monete. Ok, vabbè, momentaneamente le ignoro. Se c'è solo questo e non ci sono altre vie di entrata / di uscita, vado dall'altro lato per vedere se la situazione è analoga. Ok, vai dall'altro lato. Nel mentre qualcuno vuole fare qualcosa?
mentre vedo che va avanti e indietro, faccio: porca, sei trovato di là? Ci stava qualche bestiaccia, non credo. No, no, sembra quella di lì, sembra la tana di uno di questi cosi. Ci sono escrementi, cadaveri, pezzi di armi, credo siano le loro tane. Controllo da questo lato e vediamo cosa c'è. Gurir, facciandosi fa: niente di valore? Qualche moneta in terra, vai, vai. Vabbè, ho capito, dai 10 minuti canonici che mi faccio il mio classico. Beh, io sì, che tanto dobbiamo aspettare. Se mi dici dove sono le monete, le vado a prendere. Di qua, Gurir, di là. Sì, soldi. Io controllerei un attimo Berkaz per confermare la teoria di Alanna. Ok, avvicinati pure a Berkaz. Nel frattempo, Bor entra nel cubicolo a sud. Anche qui c'è uno spazio di 3 metri per 3. Il pavimento è nuovamente coperto da pile di stoffa, pelli, cuoie e pellicce. E questi sembrano creare una specie di grosso nido nel centro. Un piccolo bacino d'acqua nella parete est è alimentato da un piccolo volto di gargoyle di bronzo che sputa liquido nella ciotola dove un piccolo scolo porta via l'eccesso. Okay. Ma quindi praticamente la fontana ricorda quella che c'è sopra? No, è più piccina, è molto più piccina. Ok. Pensavo fossero assimilabili alla stessa architettura. No, l'architettura è probabilmente la stessa, è solo più piccola. Gurir, il token. Pardon? Ok, Gurir, sei sulla porta. Beh, mi ha detto che c'erano delle monete, cerco queste monete. Sì, ci sono un sacco di monete sparse per il pavimento che spriluccicano. Ah, oh, beh, gli do uno. E ci vorrà circa 2 ore per raccattarle tutte. No, buono! Raccatto quel che posso. Cioè, non ce l'hai una calamita? Te inizia a raccattare. Vediti pure dentro la stanza. Io lo seguo e mettiti dentro minuti. La stanza. Ah, scusa. Non hai acceso la cosa. Cosa se non ce le fai, accendi se non luce. Ci fai vedere le stanze. Ma le dovrei avere illuminate. No. Ero convinto di averlo fatto, scusate. Ah, queste sono le stanze, wow. Ho detto 3 metri per 3 cubicoli, che cazzo avevi capito? Ok, ma... ora le vedo anch'io. Speravo in qualcosa di più arredato, più colorato perlomeno, visto dove siamo. Dante. Sono dei nidi di Amber Hulk, ma che cazzo pretendevi? Cioè io, magari le prime... Magari primi erano adibita ad altro, pensavo. Certo. Mi aspetto un attimo che ho dimenticato l'acqua, arrivo subito. Mm-hmm. Alanna, occhio a dove fluttui prima che finisca l'incantesimo. No, io sono per terra in questo momento. Ah, ok. E mi stai aiutando a contare le monete. No, non hai mica un mantello del pipistrello. No, purtroppo no. Oh mio Dio. Gurir passione in banchiere. Uomini, eccomi. Mabari. Eccomi. Stava dicendo. Allora, Gurir inizia a raccattare le monete. Alanna raccatta per 5 minuti. E raccatta la bellezza, sei pronta? E 10 monete di rame e una moneta d'argento. Wow. Cristo, sì. Meno di una moneta al minuto hai preso. No, scherzavo. Berenice, tirami il medicina su Berkaz. Ok. Ok, confermi la diagnosi di Alanna, il dragonide è svenuto. Ha bisogno di riposarsi e per le 10 di stasera probabilmente si sveglia. Dici? Dico. Dipende se è puntuale o no. Vabbè, io dopo, se i ragazzi sono d'accordo, potrebbe fare tipo un riposo breve, io faccio la mia...
la mia magia del circolo druidico. No, ma capisce che non è che è svenuto, semplicemente, cioè non è che è ferito, semplicemente aveva bisogno di dormire. Va bene. Sta bene, Cucciolo. Io che trovo in questa sala? Com'è la stanza all'altro lato? Ci stanno monete anche qui? L'ho descritta, no. Ah, ok. Te l'ho descritta. Vabbè, io mi metto a frugare in mezzo alle cianfrusaglie, magari c'è... Allora, c'è non ci sono delle cianfrusaglie, qui c'è un nido fatto di stoffa, pelli, cuoio e pellicce. È in mezzo alle pellicce, magari c'è qualche mantello figo, qualcosa. Ok, tirami un indagare. L'unica cosa che trovi è un paio di stivali in buono stato. Un paio di stivali? Sì, un paio di stivali. Vabbè, li prendo, li metto fuori dalla stanza, magari poi Alvin li controlla. Un paio di stivali. Ok. li appoggio qui. Sento canticchiare, Berenice, dal tuo... non è canticchiare, no, non è canticchiare, sono i miei genitori che parlano. Io sì. Non ho musica accesa, quindi canticchiare non credo proprio. Era molto armonica in realtà. Sì, appunto, suono, molto melodioso. Quindi... madre, ragazzi. Ok, va bene. Quindi vedete che Bor esce dal portale con un paio di stivali in mano e li appoggia per terra. Ma di che taglia sono questi stivali? Media. Ah, ok. Vabbè, li metto a terra. Ok. Sembra essere l'unica cosa di integro rimasta lì dentro. Intanto vedo Gurir messo a 90 lì. Sì, Gurir è messo a 90 che tipo sta raccattando una monetina alla volta dal coso. Ma se io prima non mi ero spostato, ma mi sposto adesso, qui sto qua per fare l'incantesimo, perché ero sceso, tra virgolette, continuando a fare la barcadabra. Ok, qualcuno fa qualcosa nei 5 minuti rimanenti prima dell'incantesimo di Io vado Alvin. Vado da Gurir. Sì? E vabbè, vedo che lui si sta occupando delle monete, cioè frugo anche in questa stanza. Oh, finalmente okay. Qualcuno che mi dà una mano. No, io le monete non le cavo. Lui cerca di tagli oggetti. Sad. Tirami un altro indagare. Indagare? Nope. Stavolta non trovi nulla di valore o di integro. Ok. Alvin, nel frattempo, te concludi il tuo incantesimo e la prima cosa che noti, perché sono vicino a te, è che gli stivali sono magici. Bor, dove ne trovati quei cosi? Gli stivali? Ma faccio nel nido di sti due cosi. Questi sono magici, questa sera gli diamo un'occhiata. Gli stivali puzzolenti sono magici? Sì. Non sono puzzolenti in realtà. Ah no? Ok. No. Non tutti i dettagli che non esistono. Sai, erano nel nido di sti schifi, pensavo puzzassero un po'. Beh. Da quest'altra parte non sei ancora andato a dare un'occhiata seriamente, giusto? Sì, ho guardato, ma non sembra esserci nulla di utile oltre tonnellate di monetine che Gurir sta raccogliendo come fosse un aspirapolvere, che non esiste, quindi non so come paragonarlo. Vabbè, fammici buttare un occhio pure a me. Intanto ci butto un occhio. Non vedi nulla di magico. Ok. Quanto tempo mi ci vorrebbe per fare un indagare pure a me qua sopra, tra virgolette? No, in realtà l'indagare è specialmente un turno che ti impieghi a cercare nel posto. Allora, se posso faccio indagare pure io, inizio a attaccicciare, vedere se tante volte è coperto da qualcosa, se c'è qualcosa, tra virgolette. Poi tanto lo farò fare anche perché mi è sparito Bor in tutto questo? Io qua sono. No, perché c'è Alvin su di me. Sì, aspetta, l'ho seppellito io. Ok. Vabbè, mi sono spostato. Curi il token. L'ho deselezionato, dice. Ok. Vai Alvin, tirami pure un indagare pure te. Ma anche te non riesci a trovare nulla di particolare in mezzo allora, a questo gran caos. Allora un'occhiata. Capisci pure che le cianfrusaglie creano uno strato di diversi centimetri rispetto al pavimento, ma non ci trovi nulla di valore. Provate a dare un'occhiata pure voi qua. Io intanto vado a dare un'occhiata giù, se tante volte ci fosse dimenticato qualcosa al nostro bar. E quindi quando toccherà a me farò l'indagare anche giù. Ok, intanto segnatevi gli stivali con la stanza DL309. Ok, stivali magici DL209. Sì, 300, 300.
Detto questo, nel frattempo che Alvin va a cercare giù, qualcuno fa qualcosa? Io sono sempre a guardia di Badcats, non si sa mai. Ok. Se, ragazzi, se avete bisogno d'aiuto? Provo a guardare in queste stanze. Ok. Tanto lui sta qua. E mi avvicino qui. Ah, sì. Ok, quindi chi cerca nella stanza? Cerco pure io, se l'ha detto Alvin. Ok, cerchi te. Berenice, cerchi anche te? Sì. Ok, tiratemi indagare tutti e due. Alvin, tiramelo pure te, ma sulla stanza di sotto. Sì, sì. Oggi tiri altissimi, Berenice. Vabbè, meno male che li spiegate adesso. Sì. Poi avevo messo il mio disegno, ma non esce, non so perché. Che palle. Perché a te non ti funziona sta cosa? Ma ti sei cambiata il... Devi cambiare il nome sotto in chat. In chat. Cosa? Non ho capito. Devi cambiare il nome sotto in chat. Allora, in basso a destra dello schermo, dove c'è scritto Asa. Sì, bravissima. Sì. Okay, l'ho messo. Sei scattata, bravissima. Ecco qua. E Guri Restrozzo. Ma non c'ho ancora, che vuoi da me? Poverino, no, dai, non lo dire, mi sento in colpa, è che mi sono dedicata alla voce degli esami, quindi... No, ma figurati. Più importanti. Ma comunque, figurati. Torniamo alle nostre stanzine. Alvin, nella stanza con il grosso nido non trovi nulla. A posto. Berenice, te nella stanza a nord continui anche te a non trovare nulla, ma in tutto questo, Alanna invece riesce a trovare un sacchettino con dentro... otto gemme rosse. Oh. 8 piccole gemme rosse. Ah, okay. Stanza? Sempre la solita? Sempre la solita. DL309. Sono gemme che conosco? No. Ok. Sono 8 piccoli sassolini luminosi rossi. Capisci che sono gemme preziose, ma non le hai mai viste. Chi è che si sta soffiando il naso sul microfono? Colpa mia, scusate. Nel mentre io vado da Alvin, trovato nulla? No, non ho trovato più nient'altro di importante. Visto che dobbiamo aspettare il buon Berkartz che si riprende, che controlli gli stivali, vediamo qual è la situazione. Va bene, dai. Datemi 10 minuti, tiro fuori le cose e iniziamo a fare individuo. Nel mentre Gurir continua a raccogliere monetine. Sì. Ma cosa... Fontana di Trevi mi fa una sega. Avevamo altro oltre gli stivali? Non lo so. Da controllare? Non me lo ricordo, dovrei ricontrollare la roba che mi ero segnato. Mi sa di no. Se mi date un secondo cerco i fogli, perché qua c'ho un cimitero di fogli e da qualche parte dovrei avere scritto quello che mi interessa, forse. No, ti conviene, perché sennò se non te lo ricordi quegli oggetti non ce li hai, quindi... Sai come, porca troia, sta scrivania non la uso solo io. Mi sposta la roba. Aspetta, forse però me lo sono segnato. Dammi un secondo, che vorrei dire svergolate, fammi leggere. E si aspettò Gurir che si perde. Un secondo, sto cercando... Vabbè, tanto non facciamo altro nel frattempo, quindi... che cosa fanno questi stivali? Io sono curioso. Vabbè, allora, questi stivali sono... come? Beh, mentre stavo Gurir sta contando le monete, faccio Gurir, ma hai controllato invece di contare solo le monete c'è sta qualcos'altro? Come? Io ho trovato delle gemme! Brava! Beh... No, ancora no, però c'è le monete, almeno raccattare. Comunque Alvin, lanci l'incantesimo e gli stivali vicini a Bor sono degli stivali elfici. Pagina del Master 204. Quanti elfi sono morti qui dentro? Abbiamo trovato la cotta di maglia, il mantello. Un set elfico abbiamo fatto. Trovato uno degli appunti, cazzo, finalmente.
sotto anche appunto qualcosa che perde tempo. Quanto, che pagina era? 100? 204. 204. Lo metto subito in Discord. Sì. Stivali elfici trovati. Perché sono appunti vecchi di mesi? Porco boia. Qualcosa mi dice che Gurira ha appena perso gli oggetti magici del gruppo. No, ce n'è un altro. Stanno sortendo fuori pian piano. Datemi un attimo. Dove l'hai messo in oggetto magico? Dove l'hai messo? Li dovrebbe mettere Bor, se non ho capito male, in oggetti magici. Lo sto mettendo, lo sto mettendo. Ctrl C, file nuovo, no, Ctrl V, file, salva col nome. Il problema è che ci hanno, hanno impilato. No? Se, non hanno, se non hanno sintonia, questi me li ficco in tasca, sappiatelo. Non hanno sintonia. Me li ficco nei piedi, proprio. Ah, proprio così, togli le scarpe dirette e te le metti. Tanto tu non sai quello che fa. Non fare lo in realtà al momento sono l'unico che sa cosa fare. Gurir, non è per essere, ma tra te e lui c'è il cadavere di un Amber Hulk e te sei chino a, a raccogliere soldi. Sì, lo so, la mia era una battuta. Dove cazzo è la roba? A prescindere da superficie su cui si muove, non dell'armatura. Però ti dà anche vantaggio alle prove di furtività, capito? Magari non cigolo. No, però scherzo, non me ne farei proprio nulla, esattamente. Infatti vedete voi, a me non interessano più di tanto. Anche perché togliere gli stivali della mia bella armatura è un peccato. C'erano calzini che potevo mettere dentro gli stivali, va bene. Questo potrebbe essere un grosso problema e non ho sinceramente voglia. Oh. Vabbè, nel mentre... Allora. Ok, Bor, altri lascia... appunti. Bor lascia gli stivali in mano ad Alvin. E per forza, okay. Li sto analizzando. E va a vedere come sta Berkartz. È sempre lì. Spento. Gli tiro un calcio nella caviglia. Fa conk. No, ma questi forse sono stati. Questi li abbiamo forse già visti. Quelli gli ultimi che ho sono 9 quarzi blu, 2 orecchini con incastonati occhi di tigre, boccetto con livido verdastro e foglio di carta scritta. Quindi sì, è roba che probabilmente abbiamo non visto. Ho capito un cazzo di quello che hai detto, quindi ti prenderò sulla fiducia, perché no, ho detto gli ultimi oggetti che ci ho segnati sono 9 quarzi blu, 2 orecchini con incastonati occhi di tigre, boccetto con liquido verdastro, foglio di carta scritta. DL 310 hai capito te. DL 310. La 310 è quella degli sciacalli, quindi io non penso che voi li abbiate visti perché l'avete fatta oggi stesso. L'abbiamo fatta l'altra volta. Oggi stesso. Sì, appunto. Ah, ok, non li abbiamo visti. Appunto, presumo ne approfittate per mangiare qualcosina. Sì, sì, immagino se ce. Sì, allora ci sono questi oggetti qua. Sono... ma me li hai letti talmente velocemente che non ci ho capito niente io. Allora, quindi... 9 quarzi blu. Due orecchini con incastonati occhi di tigre. Io avevo scritto. Aspetta, fermo un attimo. Allora. Ok, due orecchini con incastonati occhi di tigre. Perfetto, sono due orecchini con incastonati occhi di tigre. Boccetta con liquido verdastro, che non so se è stata identificata o meno. Non mi sembra l'avevo detto, perché la boccetta l'aveva assaggiata, che era la pozione del controllo vegetale. Ok. Se non l'ho scoperto adesso. E foglio di carta. Ve l'avevo anche detto. No, forse non ve l'avevo detto perché non ve l'ho copiato. No. Allora aspetta, ve la copio. Perché è una conversione mia. Oh. Maledetto Berkartz che ci obbliga a perdere tempo in questa maniera noiosa. Vabbè, io ho un'alternativa nel perdere tempo. Ovvero? Cerchiamo di risalire. E soprattutto, ti prego, leva questo quadretto. Ora ce lo lascio. Giuro che ce lo lascio. Guarda, no, si è allargato. No! E non mi ci posso mettere sopra. Ma perché non me lo rivela? Lo stai cancellando. Non lo stai rivelando. Lo stai mettendo. Lo stai allargando. Ragazzi, è Roll20 che si trova. È Roll20 che si trova. Ne manca un pezzo.
Grazie. Hai rotto il cazzo. Ora ti fa esplodere, Bor. Cioè, non ho capito. Io boh. Cioè, parla a tuo rischio e pericolo. Allora, si stava dicendo. La boccetta del controllo vegetale ve la metto in oggetti magici. Così la potete prendere. Okay. Un attimo. Okay. Un attimo, eccola. È una pozione comunque che fa, lo leggo per la chat, visto che è un oggetto homebrew, come vengono chiamati. È una pozione non comune che versandone un terzo a terra si ottiene l'abilità di lanciare l'incantesimo crescita vegetale fino a 3 volte, usando un'azione come tempo di lancio. In alternativa si può usare con un tempo di lancio di 8 ore e consumarla tutta in una volta. In ogni caso, ogni utilizzo non sfruttato viene perso dopo un riposo lungo. La pozione non va ingerita. Se bevuta, bisogna superare un tiro salvezza su costituzione con classe difficoltà 15 o essere avvelenati per un'ora in allegria. Master, intanto che... Poi c'era qualcos'altro, Gurir? Ah, c'era un foglio scritto, ma credo che quello ce l'avessi letto. Non so. No, erano la pergamena l'aveva già presa Alvin. Non era a posto. Confermi, Alvin? Sì, che non ce l'ho più io, ma ce l'ha la nostra fantastica Ranger. Sì, però insomma l'avevate letto. Non dovrebbe esserci altro. Oltretutto, su questo foglio c'era la levitazione che ha utilizzato l'Anna, quindi c'è. Per quello infatti. Ok, appunto. Questi erano appunto dell'ultima sessione, quindi... Ok, è passato questo il periodo di un'ora. Se volete potete tirare i dadi vita. Ok. Nel frattempo che stiamo perdendo tempo, intanto mi tiro. Non li devo tirare. Allora, recuperare energie prima del riposo. Ok. / 1d10. Già, poi l'anello col simbolo della scarpa avevamo capito che era. Che se no non mi sono dimenticato di aggiornarlo io. No. Aspetta. È vecchia bestia l'anello con la scarpa. Lo so. Già dimentichiamo, bravo. Appunto. Bello. Bel dado vita, Berenice. Cazzo. 3, cioè, tre è un bellissimo numero. Minchia. Cioè. Bello, no. Te. Vabbè. Ti sei abbonata. Senza offesa, cioè, vabbè, 6 è già più accettabile. E poi c'è chi fa 14. Ok, 71. Allora, l'anello con la scarpa è un anello della libertà d'azione. Ok, anello libertà d'azione, me lo segno. Che master... dovrebbe essere sul manuale del master. Un attimo. Ho una mano, purtroppo. Manuale del master 153 come pagina. Manuale anello master della libertà d'azione 153. Oh, olè, segnato. Alleluia, okay. Finalmente. E mi tolgo questo appunto. Ok. Quindi cosa fate? Allora, Gurir presumo che stia ancora raccogliendo soldini, giusto? Sì, sto raccogliendo dinero. Soldi? Eh beh, tanto non dovevo fare il riposo breve perché... Ci vuole un'altra ora per finire di raccogliere tutto. Maria puttana, Gurir, via! Io guardo gli altri e faccio, ma una mano! Me la date? Sono soldi, eh! Sei bravo così, senti invece... Guarda, ci metto ancora un'ora, Setto, sta buono e fammi parlare. Abbiamo trovato questi stivali. Ok, sono degli stivali un po' particolari. Ok. Permettono di acquietare di molto il rumore dei passi. Oh! Molto, molto. Questo è interessante. Effettivamente credo che le persone più utili su cui potrebbero essere comode, a seconda della taglia che effettivamente non ho chiesto, Sono media. Quindi tutte e due le possono indossare?
In che senso tutti e due? Sia Gurir che Alanna, se credi a me, Gurir. Sì, sì, sono oggetti magici, gli oggetti magici possono essere indossati a prescindere. Ah, ok. Salvo allora... dove è diversamente specificato, però di base è possibile, chiunque può indossare gli oggetti magici. Credo che le persone di cui potrebbero farne più comodo forse siete voi due, e indico Alanna. Oh beh, Alanna, vuoi prendere te, Gurir? Se me li lasci, un po' scomodi, ma non dico di no. Vabbè, se non porti le scarpe, li prendo io, Beh, sai com'è. Effettivamente te, Gurir, non porti le scarpe. Esatto. Però, vabbè, se me li vuoi lasciare, posso fare un tentativo. Non c'è... Un po' scomodo, ripeto, però... Pane buon uso. Ok, mi ripeti che cosa lo facevano, perché ero un attimino impegnato. Sono nella chat Discord. Ok, perfetto. Guri, te sai riconoscere queste pietre? Prima che ti perda di nuovo nelle monete. Naturalmente fai le pietre vedere. Non sono magiche, vero? Gli do... No, non sono magiche. Gli do un occhio, magari è un tipo di pietra preziosa che conosco. Perché è a sto punto, nella sua borsina. Sì. Ha un occhio veloce, che mi sembrano, ad occhio. Pietre. Preziose, non le sapresti dire. Vabbè, sembrano sicuramente preziose. Non è in tasco. Ok. Okay. Ai ai. Oggetti magici, una ritrazione, Borra, togliela. Oh. Perché è l'aura di protezione del paladino. Mi dà sui nervi perché su alcune mappe mi si sfancula. Ok, niente, posso, tolta. Era per comodità. Ma no, mi dà fastidio. Perché questa mappa qui funzionerebbe anche, ma nel momento in cui ti sposto su una mappa che non c'ha le misure in quadretti va fuori scala. Ah, ok. Ok, ha senso. Sì, qualcuno ha notizie dal nostro paladino? No. Controllo subito. Chiediamoglielo, magari appare tipo Gesù Cristo. Stiamo aspettando te. Che dici? Aveva detto per le 10, giusto? Sì, aveva detto per le 10. Ma è come Bor. Ah, stessa razza. Sì, è una razza. Dai, non risponde su WhatsApp. Che t'ho detto? Arrivo. Un attimo in bagno. Ok, vai pure in bagno. Mi sa che dice una cosa tipo 10 e mezza, Sì, Vorrei fare la guasta feste. Allora mi dovete dire voi, lui è sempre svenuto. E ormai è passato un'ora che siete qua sotto. Io finisco di contare le monete, Non c'è altro, cioè, vabbè... Andando in fondo a questa parete, se mi metto a tocchicciare la parete a passatempo, c'è qualcosa, proviamo. No. Aspettate un'altra ora qui? Mi vuoi dare una mano? Ormai per principio ti stiamo ignorando, non so se l'hai capito, Guri. Grazie. Per non aiutarmi a prendere i soldi che prenderete anche voi. Quindi state veramente un'altra ora lì sotto? Non vorrei, ma Berkers come lo sposti? Pesa 300 kg! Non è un problema mio, dovete trovare voi un modo di spostarlo. Potrei aiutare a spostarlo se solo qualcuno mi aiutasse a raccogliere queste monete, oh mio Dio! Ma ragazzi, sentite anche voi questo ronzio di fondo? Ma sì, mi sembra quasi qualcuno che parli, ma non mi sembra molto importante. Cosa potremmo legarlo con una corda e tirarlo su in questo modo? Non mi toccate le corde, mi trancio. Non so come riuscire a portarlo, ma non so come... Non saprei. Alvi si desta da un momento di apatia, perché si era un attimo chiuso mentre era andato in bagno, quindi un attimino, okay. Però ha sentito tutto il discorso, okay. E
Io mi sono rotto il cazzo di aspettare sto dragonide che non riesce a rimanere sveglio. Inizia a prenderlo a calci sulle palle. Ok. Senti un forte rumore metallico. Ah, sì. Mi metto con tutte e due le gambe sulle palle e proprio salto. Voglio vedere stonk, come stonk, 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 stonk. Sentite proprio stonk, 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 ma lui è sempre senza sensi. Sentite, secondo me è morto. A me mia. Sembra vivo. È deceduto, fatevene una ragione. Io lo lascerei qua, poi fate voi. Oddio mio. Cosa vuoi fare? Lasciargli un bigliettino scritto? Te dormi. F in chat andati. Per Belkarz che sarà abbandonato insieme a due cadaveri di Amber Hulk, per favore. Oddio mio. E vabbè. C'ho tre amici vecchietti che andavano sempre in giro e si diceva: chi rimane per ultimo viene abbandonato. È così che funziona. Che amici di merda avevi? Questo non avete colpa la citazione, però meno stesso. Sono peggio dei lucertoloidi. Alana sicuramente non l'ha capito. Io non commento. Mi ha chiamato Birr. Mi ha detto che a 15 minuti da casa sta arrivando. E gli ho detto di muoversi perché è mezzo morto, svenuto e collassato in un pozzo di 9 metri. Non ho mentito, è la verità. E che non lo possiamo tirare fuori perché 300 kg svenuto è un po' difficile. Mi ha detto piccio sull'acceleratore e arrivo prima possibile. Ok, speriamo non si schianti perché sennò mi sentirò molto in colpa. Io no. Ok, molto velocemente. Qual è la cosa più divertente che possiamo fare a Belkarz prima che arrivi? Allora, io direi che... Ma... abbiamo qualche oggetto strano con quale possiamo maledirlo. No, è morto. No. Alvin, disegnagli dei baffi. Con le scaglie è difficile, però con trucchetto puoi farlo in realtà. Okay. Alvin, hai con qualche magia puoi cambiare il colore delle sue scaglie. Tu e la magia, lasciala stare. E ricordiamoci, è tutto questo perché stiamo aspettando che quel cazzo di Belkarz arrivi. Vediamo cosa ho in inventario da potergli lanciare addosso. Quindi sappiamo chi infamare quando arriva. Vabbè, io ve lo dico, tanto lui grande e grosso, quando si sveglierà, si sveglierà. Noi diamo un'occhiata al tempio. Scusami, io non vorrei dirti, non vorrei fare la voce di merda, ma vuoi veramente lasciare un lucertolone pazzo maniaco che vuole buttare giù mezzo tempio a girare in giro giusto per farci casino se dobbiamo girare la strada, magari lo troviamo mezzo morto, poi è un casino, bisogna curarlo. Ma qual è il problema? Che poi bisogna dargli le cure ed è stato tutto inutile. No, il ma lo vedi che è morto? Sta là, è morto, te lo dico io che è morto. Vabbè, gli rimettiamo uno degli... Ma sei sicuro che sia morto? Senti, mettiti a terra un attimo. Eh? Fidati, ti faccio vedere ti faccio una prova, metti a terra. No, devo finire di contare le monete. Ah, due secondi, dammi un attimo di attenzione, ti dimostro perché è morto. L'avete data a me, che l'avete data alle mie richieste, perché la devo dare a te? E vabbè, continuo a contare le monete. E allora che parli? Te lo dimostravo che era morto. Ma se io controllo sti animali che abbiamo accanto, ok? Hanno qualcosa? Immagino di no, non portavano con loro niente. Sono nudi, hanno il carapace. È molto resistente il loro carapace. Sì. Ci vuoi fare un'armatura? Lo so che ormai è morto, lo possiamo squagliare, però pare brutto. Un'armatura a pelle di Berk. No, parlo di Vizi, non di Berkarz, la parlo di Hulk. Ah, io ho capito che è morto, una volta che è morto.
E invece le zanne di Stia Geggi sono resistenti? Certo. Povero essere. Burir, ficcati uno di sti cosi nella porta. Cosa? La borsa ha un limite di peso. Mi dispiace deluderti, ma la borsa ha un limite di peso e un Amber Hulk inizia a essere un po' troppo pesante. Ad occhio. No, uno di sti cosi, inteso uno di sti corni. Di ste zanne. Corni? Le zanne. E come lo tagli, scusa? È che non si stacca. Prendo il martello di Berkers. A parte che c'hanno le chele. E poi non si stacca uguale. Prendo il martello di Berkers e la martello finché non la rompo. Non si rompe. Sono impazziti tutti, aiuto Bernice. Sì, è bello come se... Cioè, tipo... Voi siete impazziti, io sto contando le monete. Che sei il primo che è impazzito molto tempo fa. Grazie. No, no cazzo. Grazie per ricordarmi. Sessione sbagliata, stavo cercando i fagioli. Ci passavamo il tempo con i fagioli. No. E ti prego non tirarle fuori così a cazzo. Dio mio. Sto piangendo. Io inizio a organizzare per uscire, eh. Voi fate come cazzo. Allora, in realtà c'è una corda legata abbastanza tesa, legata a il piede di Lamper Hulk. Sì. Sì. La scala è tornata in posizione, ma la corda c'è sempre. Allora io vado qui, vedendo Alvin che vuole salire, gli abbasso la corda ad Alvin. La scala è sul soffitto. È sul soffitto a 9 metri da te. Come cazzo gliela abbassi? Ma scusa, non ha legato la scala con la corda al piede? No, la corda è legata al piede. Aspetta, che cazzo mi sono perso? La corda, che è quella legata alla fontanella, che è quella che viene dal corridoio da qua giù, è legata, fa la curva e poi arriva legata al piede. Ma io avevo capito che avevano legato la scala al piede dell'Amber Hulk. No! Sicuramente l'avevo capito pure io, Giulio. Abbiamo capito tutto. Quale corda ci avete legato? Tutte le vostre corde? Tutte le vostre corde le avete usate per fare 45 metri di corda che vi collega al corridoio. 45 metri di corda? In più pensavo di averle... Cioè, che l'hai chiamata corda? Probabilmente devo chiedermi perché sta chiamando corda quando è una catena quello che ho in mano. Però io pensavo che te mi stessi facendo legare la catena. No, la catena non... Ah, ok, ci leghi la catena. Ok. Allora non avevo capito male io. No, ho capito, mi dite corda, per me una catena è diversa da corda. Vabbè, c'è comunque... Vabbè, la corda è comunque là nelle immediate vicinanze, sono comunque 45. Vabbè, comunque, quindi la cosa, magari. La scala è ancora abbassata. Sì, sì. Ok, e allora salgo con Alvin. Ok. Alvin, Boris, spostati pure di sopra. Ma tu non eri quello che volevi stare insieme a Berkers? L'entrata è una, se ci spostiamo qui non arriva nessuno. Ragazzi, che fate? Vogliamo iniziare a salire o rimaniamo là? Lo vuoi veramente lasciare qua, Berkers? Io aspetterei che si svegli. No, io mi volevo semplicemente mettere qui sopra. Ma speri che si svegli? Perché non lo dovrebbe fare? A casa mia si dice chi vive sperando muore... Cantando? Più o meno. E mettendo rifiuti tossici dallo stomaco? Questi termini fini. Ma dai, diamo soltanto un'occhiata. Tanto da lì lui sicuro non si muove. Dai, su Alvin, sali. Vediamo se arriva qualcuno. Ok, vi ricordo che questo corridoio è più basso di 4,5 metri rispetto all'altro e che c'è una corda che è legata dietro la curva e che tecnicamente arriva fino al terreno di bronzo. Ma quando Bor e Alvin arrivano lì mi fanno un tiro di percezione. Subito. Eccola. Aspetta. Bello, Bor. Tanto il mio è pure peggio, sarà. Non lo filare, per cortesia. Nessuno di voi sente nulla di particolare. Tu, Alvin, sali. Rompi cazzo che non sei altro. Dammi una mano. Vabbè, lo sollevo. No, sali prima te e poi mi dai una mano, Deb. Vabbè, salgo io. Ok, dato percentuale, Bor. Eccola. Che poi lo facevo io. Ma si spezza la corda. Se mi spezzi la corda ti tiro. Senti un piccolo croc provenire dalla corda, ma riesci ad aggrapparti al bordo
e a salire, capendo che il tuo peso la stava spezzando. Ok. Occhio Alvin, la corda è fragile, cerco dove si è un po' sfilacciata. Ma tipo nella curva dove sta facendo frizione. Quindi qui. Sì. Ok, vado lì, sovrappongo il cavo di corda e ci faccio un nodo sopra per... Ok, mi fai rapidità di mano e poi un percezione. E rapidità spostati di lì, mano. Per favore. Spostati lì. Bel nodo. Ok. Ci ho provato. Percezione. Ok, senti chiaramente delle voci provenire da più in fondo al corridoio. Più o meno dall'incrocio dove c'è la fontanella. Che è secondo okay. te questa? Boh, pare una corda. Una corda? Qui? E chi ce l'ha messa? Ma che cazzo vuoi che ne sappia io? Ma sarà stato qualcuno. Grazie. Qualcun altro poteva essere. E così via. Mentre loro parlano io spengo il bastone. E mi butto a muro. Ok. Proprio qui faccio cenno ad Alvin che tanto mi vede. Delle serie c'è qualcuno, occhio, avverti gli altri. Nel frattempo, giù nella fossa, cosa fate? A parte Gurir che sta continuando a contare i soldi. Sono perplessa, Berenice. Sì, anche io. Non so cosa fare. Cioè, mi aspettavo che si svegliasse prima. Ho visto casi del genere, ma... insomma, dovrebbe svegliarsi a questo punto. Ha un sonno molto pesante. Già. Appena, non è sonno. Sì? Buonanotte. Dimmi. Quante intenzioni di starci? Non so. Finché non ci leviamo dalle balle oppure non finisco le monete. Cosa okay, che avrei finito molto Gurir. Tempo fa. Gurir, tiro salvezza su saggezza. Sì. Mioia. Come se non bastasse. No! Hai perso il punto in cui eri arrivato con la ricerca delle monete perché ti sei distratto e quindi devi ricominciare da capo a cercare per la stanza un'altra ora. Oh, dannata, mi hai fatto perdere il conto. Ok, vedi, allora non importa, vieni su. Sì, certo. Mettila. Perché dovrei? Sono monete. Nel frattempo torniamo al corridoio. Alvin, cosa fai? Alvin? Alvin è in bagno? Sì, no, ci sono. Mara, parlo piano se vuoi dire un furtivo. Mara, ma che hai sentito? Che dici? Chi c'era? Chi c'era? Voci, voci parlano. Dai discorsi che fanno non mi sembrano molto intelligenti. Ma vocette o vocioni? Vocioni. Ok. Beh, avvertiamo gli altri. Vai. Io non riscendo dalla con la corda, perché sennò si spezza. Quindi io resto qui e faccio finta di essere una statua. Io vado a controllare questa corda. Tu pronto a tagliarla, ok? Ok. Io farei, se posso... Te non li hai sentiti, Alessio? No, io non l'ho sentito, però lui me l'ha detto, tra virgolette. E l'unica maniera che mi viene in mente per avvertire che ci sta del casino è tiro un dardo di fuoco più o meno qua. Se me lo fa cliccare, non me l'ha fatto cliccare, più o meno qua okay. Dentro, in maniera tale che lo vedono le mie ragazze. Berenice, Alan e Gurir, vedete un dardo di fuoco che esplode nella stanza. Nel frattempo, Bor, te vedi una grossa figura... abbastanza gobba, ma abbastanza grossa, entra nel corridoio. Questa inizialmente svogliata alza lo sguardo, ti vede e inizia a urlare a correrti incontro. Ma io ero una statua. Sei molto brava a fare la statua. Invasori! Prego. Che dici, c'è iniziativa? Eh? Direi iniziativa. Bor!
tiro iniziativa. E Bor se lo aspettava. però Alanna se lo aspettava di più. Alanna non sa cosa sta succedendo, se lo può anche aspettare, ma... Beh, ha visto un dardo di fuoco. Ok. La domanda fattela. No, non mi ha preso il token, cazzo! Vabbè, rilanciala e poi te la modifichi, dai. Sì, infatti. Tanto ho fatto 5. Cioè, riesci a prendere il token solo quando... Che non mi prende? È Pedro. Ok. Sir... Allora, abbiamo musichetta. Bello che bel cazzo si sveglierà. Nel mezzo del combattimento. Allora, curir il token e Bor, vedendo questa figura che ti corre incontro, puoi agire per primo. Ok, piazzala. Ah, proprio su di lui. Sì. Ok. Il troll che corre e scivola. No, non scivola. Non ci credo. Vedi che ignora completamente il tuo unto e continua a correre. Bernice, ti hai visto credo. Esplodere nella stanza un dardo di fuoco che arrivava dal corridoio dove era Alvin. Sì, ragazzi, Goodie, smettila di contare queste cavole. Scusa, Lanna, ho sbagliato persona. Ok. Stanno combattendo, probabilmente, dobbiamo andare. Goodie, smettila con le monete. Grazie, Lanna. Maledizione. Vado verso la scala. Ok. 2, 3, 4. La scala quanto sono è? 4,5 metri. Oh, ancora. Non so fare i conti, aiuto. Ho ancora 3 metri di... No, non 3 metri, 3 quadretti di movimento. Ok. Chi è morto? Ah no, chi è entrato? Bella! Oh! Alleluia! Bella, entra su Roll20 e tira iniziativa. Subito. Sì. Nel frattempo, Alanna, muoviti pure. Salgo fino in cima, perché dove arrivo mi sa. Ah, ok, perfetto. A posto. Berenice, tocca a te. Ok, niente, faccio la stessa cosa che ha fatto Alanna. Quindi... Ok, ti devi fermare però ovviamente un gradino sotto, perché non la puoi saltare. Esatto. È vero che Alvin! Alvin... Bella, Berk. Alvin si sta vedendo arrivare un massiccio bestione contro di sé? No, tu sei sotto. Tu sei sotto, in realtà te non lo vedi, senti dei grossi passi che vanno verso Bor però. Beh, allora, giusto che comunque vedo Lanna. Sta arrivando qualcosa di grosso, non so cosa, ma qualcosa di grosso. E mi aspetto là e mi metto in parata, tra virgolette, come si vuol dire. Ok. In dodge, che ho schivato. Ok, mentre sei lì, noti che la corda, quella legata al rubinetto, si affloscia. Aia. Porca troia. Oh, cazzo. Meno male che non sono sceso. Ah, io c'ho il teletrasporto, ciao. Berta, tirami iniziativa, mi raccomando. Fatto. Ma non ti sei scelto? Ah, sì, ti sei scelto. Sì, ho fatto 4. Bello. Quindi sono Gurir, tocca a te, che fai? Continui a contare i soldi? No, Gurir, gira un po' le balle che si deve tenere praticamente i soldi che ha contato la prima ora e gli altri li deve lasciare lì. Però molla i soldi che non ha contato e... Prendendo alla... Diavolo! E prendendo di reazione... Inizia a scattare e la uso come azione bonus. Ok. Scatto in direzione. Dovrei riuscire ad arrivare qua. Vedo che la corda si è afflosciata, sì. Sì, sì. Bene, allora sfrutto il fatto. Allora, in realtà non riesce ad arrivare là perché ci sono Alanna e Bernice sulla scala.
E no, non puoi scavalcare qualcuno su una scala. Posso saltare? No, aspetta, la scala è di 3 metri. Ce la ok, fai, perfetto. Devi mettere questo dettaglio, scusa. Allora, dato che sto già correndo in quella direzione, provo a sfruttare il fatto che sto correndo per provare a darmi lo slancio. Ok, vuoi saltare questi 4,5 metri, se sì. Non ho capito male. Sì, voglio... cioè, sono già 2 metri, voglio provare... Forza... Sono già 2 metri io d'altezza, voglio provare ad arrivarci coi bracci, almeno, per vedere di... Guarda che sono le braccia, però sono... è una prova di forza più atletica. Cioè, okay. È una prova di atletica. Ok. I bracci, parla come mangi. Oioia. Vabbè, sta rollando un ognol, quindi è giusto. Mangia male. Aspetta un attimo. Devo andare a controllare i salti. Che è un'abilità un po' del piffero da saltare. È bellissima. Quindi io sono svenuto, Master. Ora ti dico cosa. Quando tocca a te ti cago. Non rompere adesso. Chiedo scusa. Forse viene una mia amica a guardarci. Forse. Eh sì, l'ho detto. Così puoi sentire come ti offendiamo. Giusto. E neanche poco. E neanche poco. E te lo meriti tutto. Vero. Allora, fai un salto e ti agganci con le mani alla parte, al bordo del corridoio di sopra. E rimani lì, appeso. Per ora sì. Ok, Berkartz, ti riapri gli occhi e sei sulla stanza lì di Ottone, con accanto un cadavere di un Amber Hulk, un altro cadavere nel mezzo della stanza, e sei da solo. E sei tutto confuso, non ricordi cosa è successo dopo che ti è cascato addosso uno di quei cosi. Cioè, l'ultima cosa che ricordi è che ti è cascato addosso uno di quei cosi. Ma non si dà il linguine un po' indolenzito? Almeno un po'. Ah, e ti fa un po' male il linguine, effettivamente. Ma io non ho come se qualcuno... Come se qualcuno avesse saltato più e più volte a piedi pari in quel punto. Ma io non ho le palle. Non hai le palle, ma se qualcuno ti salta a piedi pari nel linguine ti fa male uguale, cioè. Ragazzi. Oh, perché mi fa male il linguine? Oh. Raga, dove siete? Ti guardi attorno e vedi una Berenice e una Lanna sulla scala che conduce al corridoio. Però non ti stanno guardando, stanno guardando verso il corridoio stesso. Vado alle scale. Ok, Alanna Berenice, ti muovi della di metà velocità sto turno. Alanna Berenice, vedete Berkartz che si muove. Oh, si è svegliato! Sì. Più o meno. Alleluia. Mi sa che c'è da combattere! Berkartz, alzati! Oh, non sei morto! Che bello. Oh. Ok. Chi è che fa eco? Chi è che fa eco? Berenice, se te che fai eco, abbassa occhio alla sensibilità. Ok. Povera Berenice. Il troll avanza in avanti e ferma la sua corsa, nota un Gurir appeso, sorride ignorando Bor. Aspetta, è entrato nella mia area d'attacco. No. Sì. Sei con l'arma a due mani? Io avevo capito che avevi... bastone. Io avevo capito che l'avevi appoggiato, devo essere onesto. No, no, sto col bastone. Ok. Io un colpo glielo tiro per attirare l'attenzione, vorrei che faccia volare Gurir sotto. Lo colpisci, ma non gli fai troppo male. Puoi ritirare il danno, mi sa. Sì. Sì. Tira. Vabbè, meglio. Ok, non gli fai comunque troppo male. E vedi oltretutto che parte delle ferite che gli hai causato si rigenerano. Ampiamente. Ah. Inoltre noti che ti ringhia contro, cerca di mordere te, ma con gli artigli subito dopo attacca per due volte il povero Gurir. Ah, classe 16. Non ho lo scudo. Berkartz, sì, Bor. 20. Preso. Dio buono. Ho tirato 19. E ora i due attacchi di artigli sul povero Gurir. Preso. Minchia. Oh mio Dio. Mancato.
riesci a evitare uno delle due artigliate, ma l'altro ti colpisce in pieno. Mi fai un tiro salvezza su destrezza. Ok. Dio mio. Ok, beh, riesci a mantenerti aggrappato nonostante tutto. Ah, comunque uso la reazione. Oh, non la puoi usare nella condizione in cui sei. Ah, ok. Non puoi schivare mentre sei appeso a un bordo di un cazzo di corridoio. Ok, onesto, va bene. Sono 8 danni perforanti su Bor e 14 danni taglienti su, su Gurir. Sad, va bene. Cioè, se la vuoi utilizzare mi caschi automaticamente di sotto. No, no, certo, ho detto sad, va bene, li piglio, non c'è problema, tanto ero fresco. No, no, nel senso, la puoi utilizzare ma mi caschi. Ok. Quanti danni hai detto? 8 a te, 14 a Gurir. Tocca a te, Bor. 70. Ok. Tocca a me. Vedendo la situazione di Gurir un po' appesa, continuo a infierire sul bestione. Ok. Che ormai avrò capito si tratta di un troll. Beh sì, è decisamente un troll. Hey! Nice. Addirittura Pina. Quante cariche sono? Tutte tre cariche? Sì. Boia. Cazzo. E più quello. Grazie Bor, ti voglio bene. Marema puttana. È l'ultimo danno, 21, te lo ritiro pure. 32 43 43 47 51 56 danni. Ok, fracassi con una serie di colpi la cassa toracica del troll, che crolla lì indietro sputando un, vomitando un fiotto di sangue verdastro. È morto. Beh, sai com'è. Gli hai fatto una quantità di danni. Lo vedo che è andato giù. Cioè, l'ha vista sta scena? L'ha intravista, hai sentito il tonfo più che altro. Guardagli fuoco, ricordatelo! Sì, intanto vado da Gurir e gli porgo una mano. E resto lì con la Ok. Alanna. Io non vedo altro. Immagino, quindi mi avvicino, no, e basta per fare spazio e poi si vede come si sale, perché non ho modo di dare fuoco a qualcosa. Già, per e intentare... la corda è ammosciata. Se mi tira su Bor, ce l'ho io il modo di dargli fuoco, per grazia divina. Non se non mi metta a accendere una freccia con un l'acciarino, ma sinceramente... Considera che lo vedi molto molto male a lui, eh. Appunto. Al cadavere. Berenice. Io salgo. Ok. E... dove arrivare tipo... no, anche poi più avanti. Cosa vedo? Cioè, lo vedo il cadavere. Guri rappeso, intravedi un piede di troll a terra, Bor coperto di sangue verdastro. Ok. Oh, wow, ci siamo persi qualcosa. Una vista meravigliosa. Non era solo! Alvin! Va bene. Alvin. Alvin. Quanto è distante? 4 metri di altezza, ok, però in linea d'aria, quanto sarebbe distante da me? Allora, più o meno, sopra o sotto i 9 metri? Mettila così. Sopra i 9 metri. Ok, se faccio un paio di passi in avanti? Non lo vedi più perché c'è il bordo. Riesci a intravedere giusto un piede. Io voglio salire sopra. E voglio... non c'è modo perché la corda è stata tagliata e si è ammosciata. Ah, ok. Dal bordo, non dal troll. Allora sì, puoi comparire accanto a Bor tranquillamente. Appena arrivo accanto a Bor tranquillamente, lancio il trucchetto dardo di fuoco in faccia per infuocare il troll. Ok. Vedi che prende fuoco e si carbonizza. Cioè, tira per colpire, ma è abbastanza... dardo di... aspetta, aspetta, ce l'ho di qua. Beh, è grosso, è fermo, ce l'hai a un centimetro. Sì, direi che hai almeno vantaggio. Vabbè, a posto. Vabbè, non c'è bisogno del vantaggio, direi. Ok, prende fuoco il cadavere. Ciao, Bor, eccomi. Ok,
Il mio amico, tu come hai usato? Lo fermo qui perché non so se riuscirà a passare il tiro. Speriamo tutti di no, speriamo tutti di no, speriamo tutti di no. E infatti... mentre corre verso di voi urlando questo, scivola e casca a terra. Oh! Ok. Metterò una lumachina. Guri, sei sempre appeso. Beh, e hai la mia mano tesa in faccia. Vedo lui che mi tende la mano, lo sfrutto per salire. Ok, prova di atletica con vantaggio. Sì. Dio mio. A molta fatica impieghi tutto il tuo turno per salire. Ok, mi piaccio dietro. Ti puoi mettere a fianco a Bor. Ok. Erkarz, che puoi finalmente salire? Le scale contano come cosa? Normale? 4,5 metri di movimento. Ok, quindi tre quadretti. 4,5 così, giusto? Sì. Da qua, ok. Adesso lo vedo, Berkarz. Sì. Buongiorno, principessa! Poi uno, due e tre. Accendo il mazzafrusto e faccio. Dobbiamo picchiare? C'è un... Tra il corridoio rosso e quello grigio c'è un dislivello di 4,5 metri. Ah, e non è che Gurir era appeso lì per caso. No, ok, ok, c'hai ragione. Cioè, ci avevo pure pensato prima, però poi... Ok, quindi va bene, se non posso fare più niente, tipo provare a tirarmi su con un doppio movimento. Puoi provare a saltare se vuoi, è una prova di atletica. 2,5 metri saltare è bella, eh? Che ho fatta io? Sei alto 2 qualcosa. E sono alto 2. Ah. Beh, allora, Atterri con un salto felino che non, di cui non ti credevi possibile, atterri a piedi pari accanto. Davanti a Bor. E accendo la pigna! Accendo il mazzafrusto e faccio... si picchia! Io guardo Berk e gli faccio... Ma... Sei un dragonite o un grillo? E io che ho dovuto prendere anche slancio! Sei un rospo, capito? Beh, sei un dragonite. I draghi hanno le ali di solito. Bor, tocca a te! Fa passo sulle ceneri del povero tizio. Cadavere carbonizzato credo che renda più il senso. Ok, e picchio il tizio con vantaggio? Sì, perché è terra. Ok, vantaggio. Ok, vantaggio. Ok, rifaccio, ritiro il danno di questo. Ok, è sempre 9. Ok, e vantaggio. Ok, gli tiri 3 belle bastonate con lui che cerca di coprirsi la testa inutilmente. Sì, 30 danni. Ma è ancora vivo. Danno. Alanna! Allora, io che sono un cazzo di metro. È un problema. Saltare. Beh, sì, puoi provare a saltare. Io se gli porgo la mano, però non è il tuo turno, Gurir, stai nel tuo alto posto. Appunto, dicevo, non è il mio turno. La parete di cosa è fatta? Bronzo, liscio. Ok, ecco, appunto. Provo a saltare giusto per provare a fare qualcosa, perché sennò... Atletica! Ora vola anche Alanna. E residui di fluttuazione, la di fluttuare. Nonostante il 6 ad atletica. Niente, salti, ma tipo... Vedi Berenice che lei salta, allunga anche le manine agitandole verso l'alto, ma non ci arriva. Berenice, ma ci ho provato. Ma hai ragione, come facciamo? Le Posso... non so se mi è rimasto qualcosa da fare o ho bruciato mezzo. No, questa era un'azione. Ok, cioè nel senso, quindi non, cioè, potrei provare a prepararmi a cercare per tirare su Berenice? In che senso? A fare tipo scale. No, perché è comunque un'azione. Okay. Parlare posso comunque parlare, gli dico? Sì. Aspettate, vi do una mano io! Ok, Berenice tocca a te. Ok, allora io mi avvicino e...
Battetegli le mani. Sono minuscola. Oh. Aiuto. Alvin. Alvin c'ha svantaggio col dardo di fuoco? No, perché è grosso. Oh. Ah no, ce l'hai perché è a terra, scusa, è prono, è scivolato. Non dare fuoco all'unto. Ci posso provare, però insomma, l'idea mia è che il tipo deve morire. E fallo morire, se lo fai morire meglio. Speriamo, lo sai, questi stronzi. Quindi non ho capito, scusa, è normale con vantaggio, svantaggio? Svantaggio. Perché è a terra. Ma la cosa non ti crea un problema, il tuo dardo da fuoco colpisce il troll, ma più che altro colpisce l'unto. E tutto prende fuoco e con una gigantesca fiammata del troll non rimane che un altro povero cadavere carbonizzato. Vabbè, mi giro okay. Verso Alvin. Vabbè, potevi dirlo prima. Io nel mentre che il troll brucia, mi avvicino alla corda, la prendo, me la giro due volte attorno al braccio, mi faccio una specie di tenerla meglio e poi la sposto in direzione di Alan e Berenice e faccio salite, tengo io la corda. Ok. Io vado verso Berkals e verso Borrell, vabbè, va verso potete scegliere. Ok, potete scegliere se tirare acrobazia o atletica, avete comunque vantaggio. Io sto tenendo Gurir fermo. Non voi due, chi deve salire. Stai al buono, egocentrico. Io ti tiro atletica. Vai. Quindi la prima a salire è Alanna, che però tipo non riesce a tenersi e scivola a terra accanto a Berenice. Ok, io provo con acrobazia, giusto perché un pochino di più. Con vantaggio? Vantaggio, sì. Alanna hai picchiato il culo. Berenice invece, aiutata da Gurir e Bor, riesce a salire su in cima. Tutto bene, tutto Alanna? L'ho scivolata! Scusate, grandi uomini, ma se fate tenere a lei la corda e voi la issate, siete grandi, grossi e baldanzosi? Per me non ci sono problemi. Ce l'hai la corda presa, Alanna? Dai, ti do la mano, Gurir, va? Ah, Gurir, hai deciso di fare qualcosa. Gurir, atletica con vantaggio. Ok. Mo cascano tutti giù. Ti prego fai uno perché sarebbe bellissimo. No, ti prego. Cioè, uno, volano tutti dentro. No, niente, riesce a tirarla. Grazie all'aiuto di Bor, riesce a tirarla su accanto a Berkartz. Senti, con l'armatura. Senti. No, vabbè, non ce lo spreco il 3, però sarebbe stata comica. Madonna mia. Ok, faticando siete tutti emersi da sto cazzo di corridoio di bronzo. E io vado a prendere dell'acqua, torno subito. No, okay. L'ho finita. Fa caldo. Cammello, è un cammello, non è un maschio. Vado anch'io a prendere un po' d'acqua a sto punto. Cammello. No! Successo? Mi sono cascati i pennarelli. No. Li avevo rimessi in ordine arcobalenoso. No. No, il PTSD. No, non PTSD. OCD. OCD. Sì, OCD. Ma quelli che ti abbiamo regalato? Sì, quelli. Ma come sono? Ti ci trovi bene? Sì, mi ci trovo bene. Yeah. Sono contenta. Ma raga, davvero avete rimasto in ostaggio un'ora la sessione? Bor me l'ha fatta percepire così. Eccomi qua. Però aspettina così, ti abbiamo aspettato fino adesso. Rieccomi. Cosa? Ah, eccolo. Rieccomi. Chi manca? Chi manca? Il mio pennarello giallo manca. Cosa vuol dire il tuo? No, ci sono io. Ah, no, sono. Chi manca? Sicuro? Borto, un attimo. Master, grande domanda. Grande domanda che mi sento di fare. Ma quante monete sono riuscito a contare prima che perdessi il conto? Ah, giusto, te le giro. 4 monete d'oro. Almeno dimmi quello che sono riuscito a prendere in un'ora. Aspetta, arrivano. Dammi un attimo, c'ho da tirare un po' di roba. Lo provvedo subito, tranquillo. Oh,
che ho raccolto un schifo, erano tutti i ramini. Allora, ben 80 monete di rame. Appunto, tutti i ramini. Poi, ben 30 monete d'argento. Ok. Ben 20 monete di Electrum. Mm. E ben 10 monete d'oro. Mica, si è fatto, ha fatto la scala. 30 monete d'argento, 20 monete con 10 monete d'oro. La scaletta. Bene. Ok, disponetevi pure nell'ordine in cui volete proseguire. È passata l'ora di pranzo, è il pomeriggio. Inutile che te lo dico, nel butto un occhio nei vari mucchietti d'ossa, via dicendo, c'è qualcosa dentro. No, no, questi troll erano quasi completamente spogli. Io comunque a questo punto slego le corde e rendo quella che mi aveva prestato Berenice. Ok, considera che della corda da 45 è stato tagliato via un circa 5 metri. Quindi una corda ce l'ho da 10 in pratica. Sì. Principessa, hai dormito bene, sì? E guardo il dragonide. Non vedo nessuna principessa qua. Ti guardo te, sai, siamo stati ad aspettare il tuo sennellino riparatore. Lo so che pisava. Mi è volato addosso un robo gigantesco, porca vacca, che io sono grosso. Però, cioè, volevo vedere te se ci finivi sotto. Allora, sì, principessa, sì. Ti chiamavamo Frittatina. Beh, frittatina o non frittatina, per ora i nercoletti ci sono i più grossi, direi quasi. E consumiamo più energia. Essere grosso consuma più energia, tu sei piccolino, no? Sprechi poca energia. Dormo meno di voi e sono grande quanto voi. Non sì, è non una scusa. Non porti 25 kg di armatura addosso. Vicini, siete stanchi. Tutte giustificazioni, va bene. Tutto questo combattere dopo un po' ha un peso. Buono, intanto la fame. Mentre loro battibeccano, Boros affaccia per vedere se c'è qualcun altro. Fermo, dove vai te che tiri soltanto attenzione? Andiamo con questo che sennò si perde. Alvin, ma oggi c'hai un po' i cazzi tua? No, è che... sai... ma è sempre così. Mi sembra più stronzo del solito. Io sono stronzo. Più stronzo! A me sembra dai, sempre, deve essere dai, è pure felice che ha trovato degli stivali per i lucciosi. Sto cercando di farlo innervosire. Bene, ragazzi, dove andate? Beh, direi a destra? A meno che non vogliamo tornare indietro? A sinistra, vuol dire. Sì, scusa. Sì, va bene, ok. Guardo la mappa e dico, di là. Okay. Esatto. Ok. Col sì, bastone, se non vi fermate, vi fermo io per l'eternità. Il bastone è riacceso della sua luce propria. E lo scudo. Pa, pa, pa. Parapapa, pararapa. Discoteca lo chiamerò a Bor. No, era uomini e donne lui. No, sì. Io, sinceramente, secondo me si merita un malus agli HP. Questa cosa. Senti, oggi l'ultima persona che oggi si merita il malus agli HP è Gurir. Posso chiedere che poiché Berkaz, comunque, diciamo che un riposo breve, direi che l'ha fatto abbondantemente. Sì, Berkaz, puoi tirare qualche dado vita se vuoi. Oh, che bello! Grazie, Lord. Perché Alvin è stronzo, ma io no. Bacetto proprio. Codici. Bello. Che amore. Tipo qual è altro. Il mio sedimo? Questo è andato un po' peggio. Considera che abbiamo detto che abbiamo pure pranzato, quindi direi che ore saranno? L'una, le due? Le due. Quindi abbonda. Ok, proseguendo lungo questo corridoio, dopo poco, in realtà dopo appena 4 metri e mezzo, il corridoio si divide. Una parte procede verso nord-est, un'altra procede a dritto. Ma perché mi fa quello che è oscura invece di quello che rivela? Oggi Roll20 ha dei problemi mentali.
Ma lo sai che pure a me mi dà problemi nello spostarmi, che ogni tanto non mi seleziona il mio personaggio proprio, anche se ci clicco non me lo seleziona. Quella, barra, quella barra nera sul token di Alanna mi turba. Basta con sta storia, non dovevi farmelo vedere. A me mi turbano tante cose di voi, eppure sto zitto. No, ma Borra stava già puntando, quindi ho solamente detto quello che Borra avrebbe puntato. Però tra due secondi. Capisci che è più facile eliminare una barrettina di scuro che una persona dall'esistenza. No, non è detto, posso cancellare il token ed è scomparsa dall'esistenza. No, ma ci sarà sempre la persona che ti rompe le palle. No, no, posso andare dal canale di Discord. Ah, è finito Bor. Dove è finito Bor, ragazzi? Hai cancellato Bor? No. Bor l'ho cancellato. Bor? Ah, è riapparso. Cancellato dall'esistenza, oddio. Bor, perché ti sei cancellato che lascia da rimetterti tutti i punteggi? Un secondo, ci sto. Vabbè, dai. Fava, aspetta che sta fava si deve rimettere tutti i punteggi. Okay. Vai, tanto che è, andiamo avanti. Qui c'è ok, di... ditemi voi, c'è una biforcazione. Nord o ovest? Io direi nord. Ragazzi, lo sapete che io per completismo preferisco fare il giro. Io voto per destra, ma scegliete voi. Boh, andiamo dritto, sì. Io mi limito a portare avanti la luce, vedete. Beh, voi dove vogliamo andare. Con testa intendi a dritto o l'obiquo? Allo dritto. Okay. Sarei per l'obliquo. L'obliquo. Sarei quasi per l'obliquo, se non ricordo male parlava di un il troll che aveva incontrato parlava di un esercito. Ma decidete voi, per me è uguale. Io è soltanto perché preferisco organizzare un discorso perimetrale. Però anche perché la mappa la stai disegnando tu, quindi se ti viene meglio facciamo come meglio credi. Beh, è una cosa, mica sono Picasso. Grandissimo. Picasso, insomma. È un elfo, voi non avete studiato storia dell'arte, capisco. Ma che non capisco. Però, insomma, tra virgolette. Ma che cazzo stai dicendo? Vabbè, andiamo di qua. Borra ha deciso. Nord-est? Ah, vai. Ok. Nord-est, spostatevi pure lungo quel corridoio. Bor è rimasto confuso da quello che diceva Albin e ha preso per là. Va bene. Certo, uno mi insegna un po' di cultura. Dopo poco trovate delle scale che vanno verso l'alto. Bor torna indietro e va dall'altro lato. No, no, non vanno verso l'alto, fanno giusto qualche scalino. Vedete che il corridoio prosegue dopo le scale. Ah, ok. E allora saliamo? Sì. Ok. Va bene. Aspettate che non mi sta rivelando un attimo che Roll20 stasera fa un po' come vuole lui. Maledizione Roll20. Vai. Sium. Chi è che sta friggendo? Gurir, stai friggendo? Come sto friggendo? Sì. Cioè, ancora? Sei un friggitore? No. Facevi bzz, 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 bzz. Vi giuro che un po' forte. Vi giuro che dalle mie casse non si sente come rumore. Vabbè, non mi interessa, lo sentivamo noi. Ragazzi, spostatevi pure, mi mancano Alanna e Gurir. Ah, giusto. Continuo a sentire il bzz, 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 bzz. Io no, sto tentando torno. Non è che sono io a sto punto? No, 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 è Gurir, è Gurir. Sì. Ma ora? Ora no. Ok. Comunque, proseguite, presumo. Vedete che sì. Dopo altri 6 metri il corridoio si apre in una grossa stanza. Avanzate verso la stanza? Appena riesco a illuminarla. Direi di sì. Però mentre andiamo faccio il solito discorso. Ragazzi, lo sapete quello che vi sto per chiedere? Se sentiamo qualcosa? Brava la mia cucciola. Appizzate le orecchie. Mentre stai dicendo questa cosa qui, vi spostate qua un attimino? Certo, però tiro pure percezione. Sì, sì. Guri, stai continuando a fare il rumore statico? Ma come? Ora? Non lo so come, lo stai facendo. Adesso? Ora sembra di no. Oh. Berkartz, spostati in avanti. Intanto. Ok. Ma che è scritto, Berkartz?
Borra ha sbagliato, ha tirato un comando sbagliato. Ah, in global damage mod typando. Infatti stavo leggendo e facevo che porti, aspetta, mi sono perso qualcosa. Niente, è la tastiera che fa cose strane, lasciatela stare. Ok, mentre state... ragazzi? Beh, scusa. Mentre state avanzando e camminate verso l'alto e Alvin dice quella cosa, aguzzate gli orecchi, fate appena in tempo a sentire dei grossi passi pesanti provenire davanti a voi, che una voce vi interpella. Chi è dal corridoio? Ma chi vuoi che sia, coglione? Sarà qualche invasore? No, io dico che sono i troll invece. Secondo me sono gli invasori. Io dico che sono i troll. Io dico che sono gli invasori. Ho ragione io tanto. Blocco i miei ragazzi, se posso. Sì, siete prima lì di passare. Ok, siete lì, vi mostro quello che vedete. Un attimo. Morir. Vai. Mettiti quello che ti hai rimesso l'ultima volta col troll e vacci a parlare te. Va bene. Mi sembra giusto. Allora, vedi che vedete semplicemente che più avanti c'è una grossa stanza, molto molto grossa, e intravedete anche che alla vostra destra c'è una porta di legno. Ok, io mi, come suggerito da Alvin, mi metto il mantello che mi ero messo con il troll, guardo gli altri, faccio... Vado avanti io, magari riesco a capire che cosa sta succedendo. Ok, se avanza serve, pure. Se serve urla che interveniamo subito. Sì, mi sentirete se servirà. Ma serve, ma uno dei due troll che abbiamo incenerito era quello che aveva incontrato Gurir? Te lo sai? Io no, Gurir esatto, lo sa. Esatto, te no. No, i troll non li sa distinguere. Ah, ok. Senti com'è, Felice. Per ora mi porto qua, avvicino alla porta. Magari vedo meglio una volta avvicinato. Ok, nel momento in cui entri nella stanza, fermati due quadretti più sotto. Ok. Una grossa figura minacciosa si ferma a poca distanza da te. Sembra quasi, è molto simile al gigante che avete già incontrato, solo che questo ha due teste. Come? Prego. What? Due teste. Ok. What? Due teste. Dio, roll 20 di merda stasera. Ah, quindi stavo battibeccando da solo. Oh mio Dio, è geniale. Ragazzi, non vi vuole rivelare le aree Roll20, ha deciso che rivelare le aure non si utilizza più e quindi non mi prende più il coso per rivelare le aree. Hai aggiornato la pagina? Chiuso il browser? Ma, io ho aggiornato la pagina 4 volte, mi sarei anche un po' rotto il cazzo. Hai chiuso il browser? No, è Roll che dà problemi oggi, meno selezione token. Riavviato il PC? No, sì, certo, e poi stiamo 40 anni qui ad aspettare che mi si riavvi il PC. Si è liberato. Ci vuole solo pazienza, vi so. Ma che Krishna, no, ci vuole il porca troia, perché clicco 4 volte sui comandi e non me li prende. Come dicevo, ci vuole pazienza. Allora, ci sono in tutto, Guri, te intravedi che ci sono in tutto 4 porte e un corridoio a nord-ovest, ma soprattutto c'è questo grosso coso davanti a te, armato di... che tiene in una mano un'ascia da battaglia e nell'altra mano una Morningstar e ti guarda decisamente minaccioso. Io? Tu! Ehi! Tu indossa veste tempio! Ma certo che indossa le veste tempio, non lo vedi, coglione? Stai zitto! Stai zitto te! Ah! Tu cosa fa qui? Non ho visto nessun troll fa parte di Tempio Maggiore. Nessun troll. Beh, sono arrivato adesso. Mi hanno chiamato per far parte del tempio. Mi sono limitato a rispondere alla chiamata. Un ognol parte del tempio. Bello, alle digne. Lo vedete anche. Lo vedete anche voi. E alzo la cappa per mostrare che. Noti il Gurir che ha una pentola alla cintura. Una pentola. Una pentola.
Master, quando sento che sta facendo dei passi avanti, io tipo allargo le braccia e faccio tipo segno a tutti di indietreggiare. Ok, indietreggiate, okay, se un volete. Facciamo un passino indietro. Dove grazie, più o meno così. Ecco, beh, se tu cerca tempi maggiore tu hai sbagliato strada. Qua porte chiuse, io lo fa passare. Ah. Il tempio maggiore è da dove sei venuto, devi andare dall'altro lato però. Sbagliato strada. Capisco. Beh, me lo aspettavo. Il tempio è enorme. E io sono nuovo. Bene. Visto che sei nuovo, perché non mi fai un bel massaggio? Ehi, sono comunque dei tempi maggiori. Anch'io, e ti ho chiesto un massaggio. Vuoi sapere che fine ha fatto l'ultimo novizio che non mi ha fatto un massaggio? Se l'hai mangiato con i vestiti. È stato terribile. Dice Lizzy. Ma queste sono le due teste che parlano? Sì. Io mi limito a fare... Vedi che si siede e tipo ti indica le spalle. Io mi limito a mettermi una mano in viso per dire oh mio Dio. Che cosa, chi me lo fa fare? Prende banchetto lì. Va bene, ma non sono molto bravo. Farò il possibile, non prometto niente. Mi avvicino e prendo il pacchetto indicato, cercando comunque di arrivare ad altezza spalle. Ok, magari... mi fai una prova di atletica per fare... Tu ti devi avvicinare. Sì. Qui vicino. Sì. E poi devi fare una prova di atletica... No, ho detto vicino, non sopra, ma... non lo so, scusa, mi ha spostato. Ok. Prova di atletica per fare un massaggio a un Ettin. Che cazzo è un Ettin? Pensavo rapidità di mano. Speccato! No, devi fare prima l'atletica, perché è muscoloso... Ok, vai per premere e senti un croc doppio venire dai tuoi pollici. Vedi che una delle teste si gira confusa. Io ho sentito croc, ma non ho sentito nulla. Secondo me il lognol si è appena rotto le dita. Tu rotto dita? I tuoi pollici ti fanno malino, effettivamente. Beh, forse con i pollici non è esattamente la cosa migliore. Lo farò con le nocche. Tu sei veramente scarso. Penso che tu abbia bisogno di diventare scena. No, dai, è stato bravo per ora. Non siamo così negativi. Diamogli un'altra possibilità. Ok, altra possibilità. Va bene. Tu lava mia pelliccia. Questo almeno sembra un po' più semplice. Mentre sento questa cosa, proprio non glielo faccio fare. Illusione minore, faccio un rumore tipo di passi, di squittio di animale che viene da sta parte. Vedi che una delle teste si gira, guarda da quel lato, è piuttosto confusa, ma poi si riuscirà a guardare Courier. E soprattutto si è girata solo una delle teste. Ah già, te non lo vedi, Alvin. No. Lo vede Courier. Courier, te hai visto che il rumore una delle teste si è girata, l'altro no. Ma noi lo sentiamo comunque tutta sta parlata. Certo. E io gli faccio... Io comunque faccio... Beh, dov'è l'acqua? Quale acqua? Io l'ho detto di avere acqua. Cercala! Non corno io dov'è l'acqua. Acqua puzza. Ah, c'è una fontana un po' più distante, però ci devo tornare indietro. Se mi dai la pelliccia la vado a prendere. Io aspetta qua. Ma che ti do pelliccia? Tu prendi acqua, tieni, prendi secchio e ti passa tipo un secchio. Prendi acqua e torna qua. Va bene. Io tipo mi giro a guardare gli altri, guardo e faccio, ragazzi, so se dobbiamo andare a dargli una mano a goderci ancora questa scena. Prendo il secchio e faccio, vedrò di fare il prima possibile. Prendi il secchio e fai che togli il token, ma rimane mazzozza. Sì, tanto ora comunque torno indietro. Tu muoviti, tu ci metti più di, quattro mani, allora io, quando tu torna, spezza te. E mangia interiora. Quattro ma. E vedi che inizia tipo a contare molto lentamente con un dito. Poi dopo un po' che lì che ti guarda, ne aggiungi un secondo. E vedi che, io sto già andando via abbastanza rapidamente. Ok. Mi riporto dietro e faccio. Io mi avvicino a Gurir.
gli do, mi è venuto un barlume di genio. Prendo il mantello, quello che ha cercato di uccidermi. Ok. Gurir, quando ti darà la sua pelliccia, dagli questo, digli di indossarlo al posto della pelliccia mentre la lavi. Cosa? Ma non l'avevi sotterrato quel mantello? Sì, oh, l'avevo messo sotto dei sassi. Ah, già, è vero. Ah, no, io avevo provato a distruggerlo e mi ha detto che non si distruggeva se Berkartz l'aveva sotterrato. Con chi tu sta parlando, coso? Dite che dei passi pesanti che si avvicinano al corridoio. C'è gente. C'è gente in che senso? Berkartz, pronto. Si affaccia e... Gatto, hai rotto il cazzo. E voi chi diavolo siete? La tua morte. Ma salve, tu buongiorno. Che a queste parole parti una carica, vero? Sì. Perfetto. Quindi iniziativa, il primo turno agiranno solo Lettin e Berkartz. Ok, allora mi rimetto a posto. E... bello, perché potevate continuare a ingannarlo, ma no, Berkartz doveva partire di combattimento a testa bassa. Sì, Lettin avrà tipo due di intelligenza. Ma non posso, no, ascolta, se mi trovo un malvagio davanti io, c'è devo ammazzarlo. Aspetta. Ma ci sono modi più fini di ammazzare le persone. Cioè, io l'ho... Gurir, l'ho tirato. Il posto dell'iniziativa, spostalo sull'altro lato. Ah, ok. Perché sennò copri tutto. Niente meglio di un buon massacro, ragazzi. Cioè, io mi ero messo lì, avevo fatto le azioni. Mamma mia, oh, che leccaculo che sei, Dio buono, te lo posso dire. L'hai fatto proprio leccaculo. Ha fatto zero di iniziativa. Allora, bellissimo! Incredibile. Forse non hai capito, Gurir stava cercando di non farsi ammazzare subito. Vuol dire hanno fatto zero di iniziativa. Pensavo che al posto di fargli un massaggio gli avresti tipo... Tagliato la gola, messo alle spalle al muro in maniera tale che lo... No, allora attaccare. Forse non ha capito, a due teste, mi vedeva. A due colle, mi sembrava scappare. Deja vu, I have been displaced before. Io ho detto, minchia, ho tirato tre, tirerà più alto di me, e invece... Allora, Berkartz, vai, carica pure. Col mazzafrusto accesso. Lo accendi mentre vai. No, era già acceso, non l'ho mai spento. Lo accendi mentre vai. Va bene. Deja vu. E sul secondo ti piscio uno smite. Ok. Se lo colpisci. Sì, se l'ho colpito sul secondo. L'hai colpito col secondo, okay, sì. Ok. Wow! Wow! Match intenso, wow. Sottirsti! Beh, 4 danni! Wow! Metà di uno dei due dadi. Cioè, capperi, un tirone. Aspetta, quindi non in vale, tutto fai 25. Sì. Ok, gli arrivi un bel colpo di mazzaflusso e vedi che lui fa... Aia! Questo va fatto male! Ed è solo l'inizio. Vedi che con la mano con l'ascio da battaglia innanzitutto la alza e cerca di schiantartela addosso. L'altra infila la Morningstar dentro la pentola e quando la tira fuori la Morningstar ha preso fuoco e ti attacca anche con quella. Oh cazzo! Che cazzo? Che cazzo c'è in quella pentola? Olio. Possibile. L'olio non prende fuoco. Quanto hai, Berkartz? 23. Preso con l'ascia. Ma riesce a parare la Morningstar. Minchia. Ok. 19 danni da lascio da battaglia. Da cisua. Lascio da battaglia ti perfora l'armatura e ti si pianta nel fianco. Senti di mangiare la tua carne. Alanna. Alanna, lo vede bene questo tizio da qua? Sì. È difficile non vederlo. Boh, c'è l'angolo, non si sa mai con le piantine. Allora gli tira, molto semplicemente, che ne deve fa? Ok. Fagli male, fagli male. Uno, due e tre. Okay. Con quel terzo abbia colpito? Sì. Ad occhio e croce. 18, 25, ok.
Ok, vedi le due frecce. Le tre frecce si piantano nel corpo. Lui oscilla, ma non cade. Gurir, comunque, rimanendo sulla distanza, che non vuole. meno lo vede, meglio è. Imbraccia la balestra, anche per non farsi okay, vedere. Ok, lascia cadere il secchio. Dettaglio direi importante. Direi. Imbraccia la balestra e spara un dardo in sua direzione. Vai. Tiro con svantaggio o... No, tiri normale, se no te lo dicevo. Perfetto. Ok, lo sneak perché c'è lui accanto. C'è Bercas accanto. No, non ho cosa, perché non so se è da così distante. No, deve essere, allora, per lo sneak deve essere a 1.5 metri un alleato dal bersaglio. Ma non è entro 9 metri però di tiro? È quello che volevo controllare, perché anche io mi ricordavo ci fosse una sneak. No, non era, guarda, ti pinno lo sneak attack, guarda. Almeno perché la sneak è quando colpisci i punti deboli, da più di 9 metri è difficile. No, ti faccio, guarda, te lo pinno. E non c'è scritto niente in merito a 9 metri. Mi sa che era nella terza, nel 3.5. Allora, 3.5 non potevi quasi neanche farlo, mi sembra, con le armi a distanza. Solo entro 9 metri. Beh, c'è anche scritto, l'attacco deve utilizzare un'arma accurata o un'arma a distanza. Non c'è scritto niente in merito a quanto deve essere lontano. Ok. Quindi quanti danni sono? 20? 20. Ok. Sì, Roll20 oggi sta un po' impazzendo, Mi sa che il buon Bor non arriverà neanche ad attaccare sul giro. Berenice! Sì. Un secondo, che sto cercando di capire se... Perché c'è sempre qualcuno in corpo a corpo, io quelle cose carine non le posso fare. Rifattela con Berkars, non con me. Puoi fare. Posso puoi fare... No, aspetta, posso fare... Era del tuono dietro... Non lo vede dietro. Vabbè, se va avanti. Ma lo vede comunque, c'è lui nel mezzo. Cioè, io comunque da qua lo vedo. Vedo? Sì. Ok. Perché stavo pensando a... Come si chiama? Bagliore lunare. Courier, stai friggendo? Sì. Adesso? No. Courier, butta il telefono lontano dal... È lontano, è dall'altra parte della scrivania. Non è abbastanza lontano. Questo. Bagliore lunare, dove lo fai? Proprio su di lui. Ok. Va bene. Aspetta, provo a disegnare. Vediamo se... No, non ce n'è bisogno, è su di lui, va bene. Quando tocca a lui interviene, giusto? Sì, inizia il proprio turno. Ok. Sì. Alvin! Dardo di fuoco, c'ho svantaggio? No. A posto. Stai friggendo, Gurir. Adesso? No. Ok, il dardo di fuoco colpisce il Letting che inizia a ondeggiare pericolosamente. Ondeggia, ma perché lo vediamo già che c'ha poco? Effettivamente è stato blocchiato. Ok, sì. Scusami. Bor. Beh, Bor. Ce la farà a fare un turno? Si mette accanto a Berkars. E con la prima mazzata colpisce la prima faccia. Ok. Con la seconda. E con la prima mazzata vedi che il Letin ruota su se stesso e collassa al suolo. Non ce l'ha fatta a fare un turno. Un turno! No, ne ha fatto uno, ma... giusto perché... Io guardo Berkars, ma... Posso fare un tiro su Arcano, su Storia, per capire se conosco sta creatura, che cazzo di creatura è? Certo! Non l'ho mai sentita, Storia o Arcano? Arcano o Storia vanno benissimo tutti e due, mi devi dire te quale vuoi. Tanto è uguale, effettivamente. Arcano perché sono un mago. Non lo so! Non lo sai. Direi che non lo so. Ragazzi, domanda. Mai sentito dire di dei giganti con due teste, ma non te ne è mai fregato un cazzo di giganti, erano troppo grossi. A posto.
Ragazzi, domanda, ma l'abbiamo cercata? Ma più che altro una F in chat per la povera Berenice che ha sprecato un incantesimo di secondo. Esatto, grazie. F in chat per Berenice, grazie, ne ha bisogno. Grazie. Domanda tecnica, ma l'abbiamo controllato i troll carbonizzati? Sì, sì, li abbiamo controllati i troll e vi descrivo la stanza. Ok. Dio, quanto sei... ladro nella vita, Gurir. Allora, oltre a quella strana pentola e a un'altra grossa sacca che ha appeso alla cintura e alle sue armi, il Lettin non sembra avere nient'altro. Riuscite però a dare finalmente un'occhiata dentro la stanza. È illuminata. È una grande camera quadrata di 15 metri per lato e il soffitto è alto almeno 12 metri. Sopra un grosso fuoco da campo, ora freddo, nel centro della stanza, sono appese diverse grosse catene, una delle quali regge un'altrettanto grossa pentola di ferro. Diversi bulloni ad occhiale, che sono quelli tondi per capirsi, sono collocati nelle pareti, e ad ognuno di questi è attaccata una catena lunga 3 metri. Ci sono 4 porte, e accanto ad ogni porta c'è un sostegno per torcia con una torcia accesa. Ognuna delle 4 porte è di ferro ed è chiaramente chiusa a chiave, perché hanno tutte un grosso lucchetto. C'è un corridoio a nord-ovest, in più c'è un massiccio cumulo di tessuti, cuscini e pelli che giace nell'angolo sud-ovest vicino a un barile e ad una sacca appoggiati lì. Io comunque, nel mentre mi avvicino, mi tolgo il mi avvicino a Berkars e Bor, mi tolgo il mantello, lo rimetto via e faccio: beh, se c'è una cosa che ho capito da questo coso è che da questa parte non stiamo andando verso il Tempio Maggiore. E mi ha anche detto che il Tempio Maggiore era l'altra biforcazione. Quindi se proseguiamo dritto troveremo il Tempio Maggiore, sembrerà. Beh, credo che siano le scale che portavano verso il basso che abbiamo incontrato ieri? Non lo so, mi ha detto che avevo sbagliato strada e che di qua non c'era il Tempio e che dovevo proseguire a diritto. Quindi non so se parlava delle scale o di questa biforcazione. Ma noi non volevamo andare a vedere dove era lo studio dei sogni di Berenice a nord. Esatto. Io ho solamente fatto presente quello che mi ha detto. Ah, sì, l'avevamo sentito, grazie. Beh, non si sa mai. Non ho idea di che cosa potevate sentire. Buonanotte, Cocco, che ho visto che vai a letto. Scusa l'interruzione. E detto questo, guardo gli altri e faccio: beh, andiamo a vedere cosa addosso... quello? Mi sembrava avesse addosso diverse cose quando sono andato a fare un messaggio. Vai. Entrate pure nella stanza, ragazzi. Quindi, presumo che Gurir si getta sul cadavere. Sì. Ok. Io essendo un amante della cucina, controllo, voglio capire la pentola cos'è. Ok, Berkars? Io vado a vedere questa porta. È una porta di ferro con un grosso lucchetto. Ah, ok. Alvin? Alvin in realtà aspetta, perché vede le porte, vede il bestione giù a terra, sta per dire datemi 10 minuti, ma in realtà non lo vuole fare al momento l'incantesimo, non vorrebbe stare 10 minuti là, vuole sapere soltanto se ci stanno le chiavi sul bestione, ma non crede, quindi okay, aspetta. Alanna. Anna vede che Berkars è andata a questa porta, lei va a quest'altra e ci appoggia un orecchio. Ok, anche quella lì è chiusa con un grosso lucchettone e siete che Berkars mi tirate percezione. Berenice? Hai detto che c'è un barile e una sacca? Sì. Sì? Accanto a un grosso cumulo di vestiti. Ok, suppongo siano qua dove ci sono i disegni? Sì. Okay. Sono qua dove c'è tutta questa roba qua. Ok, mi avvicino lì allora. Controllo. Faccio indagare? Se cerchi nella pila, sì. Nella pila di vestiti. Sì, in realtà volevo vedere. Vi ho detto che c'è una sacca e un barile, quindi volevo guardare quelli lì. Se... Allora, il barile è un barile pieno d'acqua. La sacca è piena di carne secca e affumicata. E carne secca e affumicata che sembra non propriamente buona, perché c'è tipo una mano
Artigliata. Ok. Fa 20 di natura? Sì. Che schifo. Forse è meglio non saperlo. È carne secca e affumicata di bugbear ogre, non sapresti dirlo con precisione. Ok. Bello il cannibalismo. Vabbè, per lui non è cannibalismo. Vabbè, okay. Infatti. E ok, allora cerco nella pila. Ok, tirami un indagare. Sì. Dov'è? Eccolo. Ok. Razzoli nella pila e trovi una pelliccia di donnola gigante. Okay. Devo segnare la donnola gigante. Pulita e integra che c'è lì dentro. Devo segnarmi qualche stanza? DL306. Se la vuole tenere. Di donnola gigante. Povera donnola. DL306. Ok. Sì. Povero druido che vede una pelliccia di donnola. È più o meno come se a un ambientalista gli fai vedere una pelliccia. Sì, esatto. È terribile, non la voglio tenere. Cioè, se qualcuno è interessato, ok, ma io non la prendo io. Te stai classificando il cadavere. Dopo, se me la dice, lo piglio io. Te, Berenice, la lasci lì, semplicemente. Io la lascio lì. Ok. Gurir, te razzolando nella sacca del Lettin trovi variate monete, almeno 150 monete d'oro. Ok, me le segno. 5 azzurriti, 6 ematiti, 7 occhi di tigre. Aspetta, azzurri? 7 ematiti? No, 6 ematiti. 6 ematiti, scusa? E 7 occhi di tigre. Mm. In più c'è una scatola intagliata nell'avorio. Scatola di avorio. La scatola sembra chiusa, c'è qualche... Sembra semplicemente chiusa come una scatolina. È piccina, è una scatola tipo portagioie. Perché... Se vedo che non sembra avere trappole, la... Tirami un indagare sulla scatola, per dire che non ha trappole. Ok, sembra che non ci siano trappole. Apro. Ci sono 6 piccoli blocchi rettangolari, chiaramente fatti di incenso, che hanno un profumo dolce. Sembrano 6 stocchetti di incenso. 6 blocchi rettangolari di incenso. Oh, questo sembra interessante. Forse se ne intende più Alvin di me. E io Mentre Bor, te tocchi la pentola e sembra una normalissima pentola. Dimmi che cosa fai di preciso. Cosa c'è dentro? L'apri? Sembra vuota. No, la apro perché è chiusa. C'è il coperchio. Ok, sollevo il coperchio facendo molta attenzione a non fare sprigionare. Sembra vuota. Provo a infilarci qualcosa dentro come ha fatto Lettin. Quindi prendo la mia spada. Ok, senti, tonk, è vuota. Rimetto il coperchio. Ok. Riguardo dentro. Se è coperta non puoi guardare dentro. Rialzo il coperchio e guardo dentro. È sempre vuota. Come sempre vuota? La mia spada che fine ha fatto? Ah, ma ce l'hai proprio lasciata, non c'entra tutta la tua spada. Ah, ok. È una pentola, non è una voragine. Che ne so io? Cioè, la teneva la cintura, sarà una pentola, cazzo, non può essere enorme la pentola che tiene la cintura. Io la vedo che sta maneggiando con quella pentola. Sì. Barb, se vuoi prendila, poi controllerò se è magica, però non credo, insomma. Userà per cucinare. Ma la sua arma ha preso fuoco quando ce l'ha infilata dentro. Dopo gli darò un'occhiata. Io comunque qua, a questo punto mi giro verso Alvin e faccio... Non so come prenderò questa pentola, ma prendo la pentola. La borsa. Con le mani, credo. Mani e borsa. Il manico, la prendi dal manico e hai preso la pentola. Ok, ho preso la pentola e me la sono legata alla vita. Va bene, mi segno la pentola negli oggetti. Comunque guardo in direzione di Alvin e faccio... Alvin, forse ho trovato qualcosa che potrebbe interessarti, ma non ne sono sicuro. E cos'è? Vieni a vedere. Arrivo. Sono 6 blocchetti di incenso dolce.
Magari è una scatola d'avorio molto raffinata. Magari te ne intendi. Poi dopo controllerò se sono magici o possono servire a qualcosa. Ma generalmente da me si regalano alle fanciulle queste. Eh? Vabbè, oh, se dopo dai un controllo. Poi non mi dispiace. Ho un tasto. Ma le porte sono tutte chiuse. Chiavi su sto coso non ce n'è a quanto pare. No, non aveva chiavi. Gurir, mi ricordo che ricordo che c'è un corridoio, eh? Sarebbe questo? Sì. Ok. Io direi io mi ricordo male o Gurir ci aveva detto che l'altro troll ci aveva le chiavi? Beh, l'altro troll aveva parlato di chiavi. Chi lo sa? Chi lo sa? Beh, io avevo detto che mi ricordo che lui l'avevate fatto quel discorso e che te l'aveva detto, però non mi ricordo se lui ce l'aveva detto. Sì, lui aveva detto che aveva delle chiavi. Non so se sono queste. Sì. Beh, insomma, quante chiavi saranno? Beh, io direi che, visto che le porte sono chiuse, non c'è pericolo che nessuno ci arrivi alle spalle. Di conseguenza proseguiamo dal corridoio e poi torniamo qui. Ok, come volete voi. Se siete tutti d'accordo. Anche perché non sono chiuse dalla serratura, sono chiuse con dei lucchetti, giusto? Sì, sì, c'è proprio un grosso lucchetto. Ok, perfetto. Quindi non c'è pericolo che le aprano dall'altro lato. Decisamente no. Perfetto. Anzi, secondo me è più probabile che vogliano tenerci dentro qualcosa, quindi occhio quando le apriremo, se mai le apriremo. Magari sono celle, ci troviamo dentro il principe finalmente. Io sarei effettivamente curioso di capire che cosa c'è dentro quelle porte. Sì. Io poco ma sicuro. Beh, andiamo a vedere il corridoio davanti a noi. Che dite? Va bene. Siete carichi? Ma che c'è in questa grossa pentola ora che ci sto passando accanto? Ci butti un'occhiata dentro e c'è un brodo schiumoso e puzzolente. Continua a passarci accanto senza farci. Ok. Quindi dove andate? No, io ho capito che volete fare l'altro corridoio, non quello. Quale altro corridoio c'è? Corridoio? Quello in giù. No, no, a sto punto siamo qua, questo. Ok. Successo qualcosa. Per completismo mi dispiacerà e Alvin mi dispiace, però stiamo in ballo. Ok, notate che il corridoio procede per alcuni metri e poi si conclude davanti a una porta di legno. Il modo in cui hai finito la frase mi dà a pensare che ci sia qualcosa di interessante. Queste scale salgono o scendono, per curiosità? Scendono. Quindi questo piano era tipo mezzo rialzato? Esatto. Okay. Ragazzi, come al solito, già lo sapete, orecchie appizzate. Orecchie appizzate. Certo. Mi avvicino alla porta per ascoltare. Che tanto sono quello che fa meno rumore qui. Percezione. Belle, mie percezioni. Vabbè, ha sfoderato sto 25. Non sentite alcun rumore dall'interno. Beh, non sembrerebbe ci sia rumore. Confermo. Buona, torna in posizione. Guarda se la porta è chiusa a chiave, più che altro. Tanto che stai là. È chiusa a chiave? No, è aperta. Ok, vostra. Vabbè, apriamo. Ok, 3, 2, 1. Ok, la porta si apre su una stanza dalla forma bizzarra. Eccola. Come se ne mancassero poche. L'intera camera è vuota e spoglia. Le pietre lucide del suo pavimento, delle pareti e del soffitto a volta sono straordinariamente lisce e vicine tra loro e sembrano essere anche incredibilmente dure. Capisci immediatamente che ogni suono, dal rumore dei passi alle voci, genera un allarmante eco in questo luogo. Ci sono 4 porte sparse per il luogo e delle scale che vanno verso l'alto nel punto opposto rispetto a voi. Accanto a ogni porta ci sono 2 supporti per torce, ma sono tutti vuoti. Illumino la scena. Ah, quindi era una delle entrate a questo piano. Sì. Mm-hmm. Ragazzi, più le stanze sono strane e più sono pericoloso, quindi in campana. Sì. Per una volta ti devo dar ragione. Per come l'ha descritta, credo che la pericolosità di questa stanza era appunto l'eco che avrebbe richiamato il nostro... Troppe porte, scherzavo. Aia.
Io comunque controllando la mappa faccio... Forse... Mappa. Sì, se me la fa... controllando un bel cazzo perché... Se me la passa gli faccio... Chiedimela! Mi passi la mappa? Esatto, mi passa la mappa? Per piacere. Per piacere. Ok, il momento in cui pronuncio queste parole, sentite... Mappa! 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 Piacere! Ere! Ere! Minchia, c'è eco! Provenire dalla stanza... la cui porta è stata appena aperta. Dimmi tutto, Curir, cosa volevi vedere dalla mappa? Beh, mappa, dato mappa, che stiamo andando mappa, a nord mappa, e stiamo tornando... Mappa. Dato che siamo andati a nord e stiamo tornando... Tornando... Chiudete la porta! Chiudo la porta! Ok. Io guardo gli altri e faccio... Dato che siamo andati... a nord, siamo andati a sud e ora stiamo tornando a nord e a ovest, immagino stiamo tornando in direzione della stanza a cui siamo arrivati. Capitan ovvio, grazie. Sì. Hai la mappa in mano, lo sì, vedrai. Ma in tal caso vuol dire che siamo vicini alla stanza in cui ero entrato, potrebbe darsi che siamo vicini alla stanza in cui ero entrato. Con quelle tue porte là, più o meno è probabile. Quindi... è possibile che in quella stanza la troveremo un troll. In una di quelle due stanze. Okay. Ti allungo la mano come per stringertela. Ah, ti rendo la mappa, credo che tu voglia prenderla. Grazie. Scuoto la testa. Ehi, ho solo fatto un'osservazione. Ah sì sì, mica ho detto niente. Dato che a qualcuno qua piace ammazzare i malvagi come poche cose, credevo gli facesse piacere saperlo. È la cosa più bella del mondo uccidere i malvagi. Non avevo dubbi. Quindi Berkers, fai una cosa, dai, fai da esca, entra nella stanza e urla. Vediamo chi esce dalle porte. Io eviterei. Allora, Bor, io lo farei davvero, il problema è che Alvin dopo sbrocca. No, cioè, voi mi state dipingendo più cattivo di quello che sono. Cioè, se volete combattere così, fatelo. Ma dopo siamo stupidi, non seguiamo il tuo intelletto. Quello è un altro paio di maniche, non è colpa mia. Quella è colpa di mamma tua, però, non mia. Ehi, non parlare così di mamma, eh. Mamma. Non nominare mia madre! Tipo, mi abbasso, ti metto il muso vicino alla faccia. Mentre loro stanno battibeccando, io apro la porta. Bor, no, sei pronto? Sei pronto? Vai con l'eco. 3, 2, cosa diciamo? Facce da culo, venite qua? Mamma puttana. No, urla puttana. Urla invasori. No, non lo fare. Urlo suca. Entro dentro la stanza, mi porgo in avanti. Guardo indietro. Posizionati più o meno dove sei, dove vuoi metterti. Qui. Ok. Mi guardo indietro con la bocca aperta e gli occhi spalancati. Quindi c'è un ultimo segno di conferma. Guri ti sta facendo un occhio alla testa, sta palesemente facendo un occhio alla testa. Il segno di conferma. Anche io ti sto facendo un occhio alla testa. Guardo Bor. Alvin se ne va qua. Guardo Bor. Sei nel nulla, Alvin. Sì, okay. Sì. Okay. Okay. Io guardo Bor, cosa mi dice? Io Bor fa spallucce e alza il bastone. Urlo Uca! Brutta idiota! Uca! Tu non mi giro e faccio niente. Vabbè, apriamo le porte. Invasori, uccidiamoli! Amoli! Vabbè, sentite, la facciamo finita o no? Oh no! Do una botta con il mazzafrusto sullo scudo. Vabbè. Sembra più una moto. Vedete palesemente Guri che c'ha la mano davanti al viso. Ok, allora, fermi tutti, Borte, vai lì. Sì. Ok. Berkas, te che fai? Io vado con lui. Ok, mettiti a fianco a lui. Alvin? È ritornato in avanti perché ha visto che non è successo niente. Ok, ma non è entrato. Berenice? Faccio un passetto dentro e basta, guardo.
Ok. E soprattutto Alanna? Dei ragazzi. Mi avvicino a Berenice perché non la mando da sola nella stanza. Ok, Gurir? Beh, avendo comunque l'idea che potrebbe tirare male, faccio un infiamma lingua di fiamme e mi porto qua accanto a Berenice. Ah, e tiro fuori lo scudo. Ok. E anche io rimango con lo scudo. Sentite, dentro, sentite i vostri passi che rimbombano nella stanza. Bor e Berkast si avvicinano alla porta davanti a loro. Berkast si deve aggiornare, no, non si deve aggiornare i punti ferita perché sto colpito, giusto? E vanno per controllare la porta, quando precisamente la porta si apre davanti a loro. E purtroppo non è l'unica porta che si apre, perché si aprono anche tutte le altre tre. Oh. Da tre delle porte emergono altrettanti troll. Vabbè. Sì! E un altro troll vi spara davanti. Pensavate noi non sentire voi? Sciocchi, stupidi! Ora voi carne morta. Ma veramente abbiamo urlato e fatto rumore di proposito. Però ok. Sarà divertente spaccarti la testa. Ah, chi è che ha tirato l'iniziativa senza che ci fosse il coso? Tanto la mette lo stesso, basta che sono selezionato. Sì, peccato che sono le 11:30. Qualcuno c'è da andare al lavoro. No, e quindi... non voglio. Mi dispiace. E quindi lo scontro con questi troll arriverà settimana prossima. Settimana prossima. Domenica. Iniziativa, quindi facciamo anche prima a non tirarla. Domenica? Domenica. Domenica 9, giusto, perfetto. Domenica. Al massimo se mi mettono a fare qualche turno di lavoro strano, mi porto il portatile dietro e gioco comunque. Ecco, bravo. Io sarò morto perché torno dalla montagna, però non me ne frega niente. Non gliene frega niente a nessuno. Torni a casa, Dragonide. Sì, torno a casa. Ci possiamo fermare qua. E quindi... Che dire? Che dire? Abbiamo fatto il giro! Yay! E il bello è quando ora il troll ti riconoscerà. Ma una domanda, ma in questo piano Gygax ha ben deciso di rimpiazzare Bugbear con i troll? I Bugbear erano diventati troppo deboli e quindi c'era... Ha messo i troll... Vai, metto un'immagine di sfondo mentre si chiacchiera. Tanto deve fatto show to players. Vediamo se sì, la però è piccoletta comunque. Sì, è piccolina. Vabbè, piccoletta non copre tutto, ma almeno... Furir è large, puoi allargarla. Ah sì? Dove? No, non si allarga di lato. No, comunque la sua grandezza è quella dopo un po'. Spostala nel centro a coprirvi. Mettiamo un just chatting. Faccio così, bella. Facciamo un just chatting. e quindi sì, esatto, erano finiti, ma in realtà non avete trovato solo troll, raga. Ora perché oggi vi è andata di sfiga, incontro casuale, troll. Beh, in realtà all'entrata di questo piano abbiamo ucciso molti bugbear, ora che esatto, ci cioè, ma erano gli ultimi. Ma quel coso con due teste che era un ogre o era un gigante? Un Ettin. Esistono veramente gli Ettin? Esistono gli Ettin? Comunque, se devo essere sincero, Master, quando hai detto allora, che ad Alvin non gliene frega un cazzo dei giganti, in realtà gli gnomi sono tipo specializzati nel combattere i giganti. Allora, non su Greyhawk. Ah, ok. Ma manco un coso, manco un... È una cosa della 4, mi sembra che sono specializzati. Pensavo e forse no, in Greyhawk non ce l'hanno questa caratteristica. Ah, ok. E poi io dipende dal gnomo e ci sono altre cose. Io gli Ettin me li ricordavo su World of Warcraft, ma erano un po' diversi. No, questi sono... Vabbè, sono mostri abbastanza tipici in realtà delle ambientazioni fantasy. Sì, infatti, però non me lo ricordavo su D&D. Sono dei giganti. Yeah, che belli giganti! La morte! Ma Ser, ma avremmo potuto convincere una testa a combattere contro l'altra? No, non saresti arrivati a questo punto. Però era molto divertente interpretare le due teste. Master, fatti loro, dimmi. In 3.5, come me lo vedi un doppelganger? Allora, a me la 3.5, onestamente, per queste cose faceva abbastanza cagare, perché veramente arrivavi a barare in maniera vergognosa.
Non è barare, è ottimizzazione. Sono sempre rifiutato di giocare razze troppo assurde in 3.5. Allora, minchia, guarda che il doppel ganger. No, io sono una di quelle persone che le sperimentava tutte. Il doppel ganger è comunque un coso. Sperimentare una razza perché vuoi sperimentare il gioco di quella razza. Un altro è utilizzare una razza perché ti dà i mega bonus. Ah, beh, però, quello ascolta, sì. Il doppel ganger comunque è un lap 4. Devi prenderti 8 livelli da doppel ganger. Quindi vuol dire che se vuoi fare il doppelganger devi investire 8 livelli dentro il doppelganger che ti dà 3 dadi vita a livello 8, cioè tu lanci 3 volte il dado vita o 4. No, no, va bene, però sì, io è morto. È bellissimo perché lo volevo fare una cosa da roleplay tanto. È morto Alvin. Sì. Ma povero Alvin. Il shapeshifter si mette benissimo come roleplayer. Qualcuno chiede ad Alvin cosa è successo, che è sparito di colpo. Ma gli è esploso proprio Discord, perché è offline. Sì, appunto. Ma ripissimo. Seddone. Boh. Abbastanza sad. Vabbè. Comunque, ragazzi, io per stasera direi che la possiamo chiudere qua, perché abbiamo un guerriero in arma d'asta che deve andare al lavoro e poi abbiamo perso anche lo gnomo. Ci sono cose di cui volete discutere? È andato tutto liscio? Avete bisogno di spiegazioni su quello che è successo oggi? No, l'unica cosa è che dobbiamo trovare, mi auguro non ci siano più livelli in verticale, altrimenti bisogna trovare un modo per segnalarli. Guarda, non pensavo che sarebbe stato così complicato gestirlo. No, ma perché le profonde, essendo che il disegno è fatto totalmente in piano anche con i colori e non danno un senso di profondità, viene difficile capirlo. Di conseguenza, o la prossima volta fai dei rettangoli e ci metti le misure dentro di profondità e di altezza. No, penso che onestamente la prossima volta che mi trovo davanti a una cosa strutturata in verticale la disegnerò una sezione laterale. Sì, te la fai, esatto, fai una sezione laterale, sì, in 3D, che è meglio. Laterale, la gestiamo in questa maniera. Che mi sembra più... mi sembra più... Sì, no, perché non pensavo che avrebbe generato così tanta confusione, ma ne ha generato veramente, veramente. Ma non è stata solo il fatto che fosse su 3 livelli, è stato anche il fatto che sta scala non si è ben capito come minchia fosse attaccata. Perché la scala è Gygax al massimo del suo splendore. Quella scala praticamente... È Gygax che sei... Senti... Gygax al massimo del suo splendore sono gli alberi. Stavo spiegando. Quella scala aveva dei piccoli ingranaggi fondamentalmente ai lati del soffitto che la facevano ruotare da orizzontale in verticale. Però era un meccanismo a molla, quindi se nessuno la reggeva quando era in verticale tornava in orizzontale lungo il soffitto. Cioè è quindi praticamente Gygax che si è improvvisato giù. No, non bastava il peso della scala a tirarla giù. Si è improvvisato l'ingegnere edile. Eccomi, sì. È morto Discord, scusate. Immaginavamo. Ma è a livello di... Sì. A livello di cosa? A livello di struttura di pazzia Gygax. Credo che abbia dato il meglio sugli alberi, non tanto su questa scala. Io non so perché nell'ambientazione di Greyhawk c'è un intero capitolo dedicato agli alberi. Non è un intero capitolo. Senti, se Tolkien si è messo a fare paginate intere per descrivere un paesaggio. Senti, Tolkien ha passato pagine intere a descrivere piedi. Lo so, di Hobbit. Li ho letti anche io. Tutti piedi di Hobbit. Li ho letti anche io i libri, lo so perfettamente, e appunto poi, l'ho portato come esempio. Non so se avete notato il post di oggi su Facebook, ma oltre al fatto che lui ha descritto delle piante che non esistevano, qualcuno ci ha realizzato i frutti. Sì, cioè, quei frutti quadrati sono usciti da One Piece, altro che... Un tizio ha realizzato i frutti. Si apprezza la fantasia e lo sforzo. Comunque, se non sapete se chi ci segue non sa di che cosa stiamo parlando, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook o al nostro canale Telegram. Trovate i link nelle informazioni, credo. Di Telegram abbiamo anche un gruppo. Di Telegram abbiamo anche un gruppo in cui tutti possono parlare, scrivere e dire cavolate. E ogni tanto succede, però io mi dimentico costantemente di metterlo nelle informazioni del profilo. Spero di ricordarmene così. La mannaia gente a te, e me lo fai fare. Buonanotte. Vabbè. Da come buonanotte? No, aspetta, il nome live. Esatto. Il nome live è il bello addormentato nel pozzo.
LOL. Ci sta? Allora, Cocco è andato a letto, quindi non ci può essere d'aiuto. Terry non risponde. Ah no, è lì. Ok. Ha detto mi gusta. So. Sì, il bello addormentato nel fosso. Il bello addormentato nel fosso. Mm. Anche Gurir tutto fare non è che mi dispiaceva, Gurir passione massaggi. Bello. Gurir passione massaggi. Vai, vinto. Bene. Gurir passione massaggi. No, Gurir passione estetista. Scusatemi. Sì. Gurir passione estetista. La bella lavanderina. Tutica, lavanderina Gurir. Il segno di Gurir sarà pubblicato con lui con la cuffiettina che fa le unghie al lettin. Oddio, no. Aiuto. Tutto vestito da massaia. Molto. Va bene. A tesoro, te le faccio io le unghie. Gurir passione estetista, fantastico. Che brutta immagine per andare a letto. Detto questo, quindi possiamo chiudere qui. E Berkartz, hai parlato pochissimo, quindi l'ultima parola a te. Io prima saluto l'altro mio master Giulio, così per bellezza. L'aveva chiesto. L'ultima parola a lui e chiacchieri te. Sì, ho detto prima. L'ultima parola è Suka. Va bene. Suka. Molto poco. L'ultima parola è fidget spinner. Comunque. No, perché mi devi perché gli devi dare idee, Terry? Perché? Stanno effettivamente aumentando in maniera esponenziale. I fidget spinner. No, ma... è Gurir versione Pasqua, Gurir versione estetista, Gurir versione cuoricini con Berkartz. No. Ah! Oramai Gurir è diventata la mascotte del gruppo. Posso chiudere la live con Suka, via. Suka, via. Notte. Notte. Notte.